Ciao. tutti, mentre gli ospiti mano a mano si collegano, inizio a introdurre questo primo appuntamento di oggi, dando prima di tutto la parola all'architetto Silvano Arcamone, che è stato l'ideatore di questo che mi piace chiamare marchio The Arc, che porta dentro di sé una serie di format che verranno presentati in questi giorni a Remtec Expo. E che ho avuto, insomma, la fortuna di essere invitato da lui a partecipare all'organizzazione di queste attività. Quindi lascio la parola a Silvano e poi introdurrò l'evento specifico di oggi. Grazie. Grazie Niccolò, buongiorno a tutti. Penso che più che a partecipare, Niccolò ha contribuito a costruire The Arc insieme a me, a Clara Cucco, su un'idea che è nata quest'inverno, sull'opportunità di dare a Remtec Expo un'ulteriore componente scientifica, un'ulteriore comunità di professionisti. Che si legasse a quanto Remtec già esprime. Quindi un punto di vista che viene appunto dall'architettura, da cui The Arc, con un'idea di architettura che sia non un'architettura autoreferenziale, non un'architettura che si specchi sui propri estetismi, ma un'architettura che parta dal basso, parta dalle comunità, parta dai territori, e produca progetti veramente utili alle comunità. Oggi abbiamo un incontro molto interessante su un tema importante, che è il tema della ricostruzione, il tema delle aree interne. Abbiamo il sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera, che naturalmente ringrazio, e avremo al tavolo di committenza il vice commissario Gianluca Loffredo, nonché il professore Marcello Balzani, esperto anche di interventi post-calamità. Quindi ci sono tutti gli ingredienti per costruire un percorso che venga a valle di un racconto di architettura, appunto. Un racconto che ci porterà da Parigi il nostro amico Salvatore John Liotta, che ha avuto esperienze importanti di rigenerazione di territori delicati e con progetti che hanno avuto una ricaduta decisamente importante e forte su quei territori. La ricostruzione non è solo una componente edilizia, non è solo una componente fisica, ricordiamoci questo aspetto. La ricostruzione significa andare a ricostruire anche comunità spezzate e di questo se ne deve far carico l'architettura insieme anche a tante altre professionalità che devono costruire un percorso rigenerativo di questi territori. Io mi fermerei qui, auguro un buon lavoro a tutti i presenti, un buon ascolto ai nostri spettatori che si sono collegati e ci stanno seguendo, e ci vedremo in questi giorni, come diceva Niccolò, con altri racconti di architettura e altri e Urban Think Tank, che è l'altro format che inaugureremo in questa edizione di The Arc, dove ci saranno riflessioni sulla città. Grazie. Grazie a te Silvano, hai già introdotto in qualche modo sia il tema che i nostri ospiti. Vado forse un po' più a fondo spiegando anche come funzionerà questo format, di cui questo appunto è soltanto il primo appuntamento. Abbiamo pensato con l'obiettivo di in qualche modo aprire un dibattito legato che in qualche modo coinvolge l'architettura, ma che non riguarda soltanto l'architettura, a dei tavoli di persone che possono portare le proprie esperienze e cercare insieme di immaginare delle domande da porre al territorio, delle domande da porre in forma di progetto che possono svilupparsi poi nel tempo. Quindi avremo per ognuno di questi racconti di architettura un architetto che abbiamo invitato e che si è prestato a partecipare e collaborare. In questo caso abbiamo Salvatore John Liotta che ha preparato una presentazione veramente ricca di un'esperienza che riguarda una ricostruzione che non è post-sisma, ma che comunque è una ricostruzione post-trauma, che in qualche modo riguarda un evento traumatico non puntuale come può essere il sisma, ma un evento traumatico che lui ci racconterà è stato sviluppato nel tempo e che richiede a un certo punto un intervento dall'esterno per ricucire quelli che sono i fili della storia di una comunità e quindi di conseguenza restituire dignità a quella che è la cultura di una comunità. Avremo poi a seguire il sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera che si è prestato molto volentieri
a questo evento e lo ringraziamo molto di questo perché ci porterà un'esperienza molto specifica che mette in luce quelle che sono le specificità di ogni caso legato ad un evento traumatico come può essere il sisma. Il fatto che è veramente difficile su territori così grandi offrire una risposta appropriata di insieme, che occorre fare poi un po' ciò che nelle università ci raccontiamo, cioè essere capaci di cogliere il caso per caso le specificità, ma che non è sempre semplice e che spesso si porta dietro poi delle difficoltà che non sono trascurabili e che mano a mano rischiano di allontanare le persone dai luoghi. A discutere con noi di questo argomento abbiamo il subcommissario per la ricostruzione post-sisma del Centro Italia, che è l'ingegner Gianluca Loffredo, che da quasi un anno ormai si sta spendendo a livello istituzionale, ma che per il resto della sua carriera si è speso a livello professionale e nelle sedi, diciamo così, culturali attorno ai temi della necessità di una lettura culturale della ricostruzione che non sia soltanto una domanda tecnica. E infine il professor Marcello Balzani, che credo possa portare un contributo estremamente significativo alla nostra discussione, essendo che si è fatto portatore negli anni di tantissime attività legate all'innovazione nel settore dell'edilizia, professore ordinario di disegno all'Università degli Studi di Ferrara, proponendo attività di workshop, di discussione scientifiche, di ricerca attorno ai problemi che il nostro paese insomma affronta come sfide a seguito di eventi come quelli del sisma. E un esempio è After the Damages, che è una scuola che vi porta avanti da anni e alla quale partecipano studenti e giovani professionisti e che organizza eventi che riguardano proprio questi temi. Io vi ringrazio tutti per la vostra presenza. Cederei subito la parola all'architetto Salvatore Giunliotta, che ci parla da Parigi e che avrà spazio per presentare la sua esperienza relativa a Favara, e a seguire di questa esperienza procederemo con la discussione. Grazie a tutti. Grazie mille Nicolò per l'introduzione, grazie Silvano, sono veramente contento di avere questa opportunità di raccontare di questa esperienza di rigenerazione urbana che va avanti da circa 10 anni in modo lento ma con continuità questa città del sud della Sicilia che si trova accanto ad Agrigento. Vi condivido un attimo la presentazione, così magari poi vediamo qualche immagine di come era Favara e di come poi negli anni è diventata. Allora, so se vedete lo schermo condiviso. Sì, si vede. Benissimo, allora un attimo lo metto tutto schermo, quindi view. Facciamo un full screen mode, va bene. Lì continuate a vederlo? Sta caricando il full screen. Vediamo se lo vedete meglio. Quindi oggi il progetto di cui vi parlerò e che è di interesse un po' di questa tavola rotonda che avremo a seguito della presentazione. Si tratta di fare un cultural Salvatore Gian, scusami, io non vedo ancora la presentazione, però non so se... Sul mio schermo c'è, non so se voi la vedete, se no al limite elimino il full screen. Forse il full screen. Ditemi voi se lo vedete, se è troppo pesante la... Se io non, purtroppo pesante, non riesco a vederla. No, allora usciamo. Quando invece la metto così, la vedete? Ora sì. Forse puoi chiudere semplicemente la... Chiudo intanto questo qui. Esatto. Mettiamo così, poi anche se non è, diciamo, schermo pieno, spero la vediate comunque. La metto un po' più grande. Perfetto, allora riprendo da quello che stavo dicendo. Farm Cultural Park, progetto di rigenerazione urbana. Insegno all'università, l'Università di Bruxelles, sono professore associato di progettazione architettonica, ma sono anche un architetto che ha avuto delle esperienze in Giappone. Ho lavorato 8 anni con Kengo Kuma per poi ritrasferirmi in Europa e ho continuato a lavorare un po' fra Francia e Italia. Il mio studio si chiama Labs Architecture. Siamo due soci, io e Fabienne Luyot, la mia socia, più diversi architetti ed ingegneri che fanno parte dello staff.
Oggi parleremo di questo progetto che avete di Farm Cultural Park. Il claim di Farm per i primi 7-8 anni della sua vita è stato A Place That Makes You Happy, un luogo che ti rende felice. Oggi è cambiato, è diventato Platform for Change. Con questi due, diciamo, un po' motti differenti, ci sono state anche due strategie, un po' e due ricerche di obiettivi da raggiungere differenti, che vedremo perché sono importanti per quello, di cui andremo a parlare, che sono sostanzialmente la rigenerazione urbana, l'attrattività e la partecipazione della comunità al fatto di poter realizzare un sogno. Normalmente al mio studio i tipi di progetti che facciamo sono quelli che vi mostro qui brevemente. Questa è una realizzazione di un housing sociale con degli spazi culturali. Questo è stato un progetto che abbiamo fatto per lo Scalo Farini a Milano in collaborazione con Kuma, il padiglione delle isole per l'Expo di Milano, una mediateca del Museo del Quebran Lee e il liceo francese di Meknès che è adesso in costruzione. Questo per darvi un'idea del tipo di progetti, anche del nostro stile architettonico, del modo in cui ci avviciniamo alla produzione, alla progettazione di architettura moderna. Il progetto di Favara per noi rappresenta un unicum, nel senso che non è un progetto che probabilmente entra nei criteri classici della progettazione, un progetto in cui abbiamo incontrato centinaia di persone prima di partire per capire chi erano i proprietari delle unità di abitazioni, chi erano le persone che è interessate a questo progetto, chi erano le persone che avrebbero partecipato poi negli anni a sviluppare questo progetto. Favara si trova accanto ad Agrigento. Agrigento è una città, capoluogo di provincia, sito UNESCO, con dei templi greci bellissimi. E Favara si trova a circa 10 chilometri da Agrigento. Agrigento ogni anno ha 1 milione di turisti. Favara fino al 2010 aveva 0 turisti, nel senso che non era assolutamente su alcun itinerario turistico conclamato. C'era magari così della gente che durante l'estate, gente che aveva emigrato a lavorare fuori in Belgio, in Francia, in Germania negli anni 60, che ritornava per venire a passare le vacanze a Favara, ma di questo si trattava, non è mai stata una destinazione turistica. Pertanto a Favara c'è un'architettura di una certa qualità, c'è un'architettura del 700, dell'800 che merita comunque una visita. Questa è una vista di Favara per vedere un po' l'insieme, una cittadina di 32.000 abitanti che però a partire dagli anni 70-80 è stata vittima di quello che io definisco un disastro urbano. Perché diciamo a livello di costruzioni se ne sono fatte a centinaia, che a migliaia, che non avevano alcun permesso edilizio. Il piano regolatore non era stato approvato, si è andato avanti costruendo senza alcuna regola. Quindi 32.000 abitanti, più di 2.000 costruzioni costruite senza alcun permesso. Ogni 11 abitanti c'è una casa che non ha permesso. A livello di occupazione, il livello di disoccupazione è altissimo, uno dei più alti della Sicilia. Un numero consistente di cittadini, circa 8.000 su 40.000, che hanno lasciato Favara nell'arco di una ventina d'anni. Una città con una reputazione senza alcun paragone per quanto riguarda gli orrori urbani, differenti tipi di mafia. Era lì che si è nascosto uno degli attentatori della strage di mafia che ha visto morire il giudice Falcone, un centro storico che collassa. Quindi, come vedete, erano tutte condizioni veramente estreme di disastri urbani possibili e immaginabili. Fino a che questo centro storico che collassa nel 2010, vedete qua delle immagini che non sono quelle di un terremoto, ma sono quelle lente dell'abbandono, del disamore, del non curarsi della cosa pubblica.
Fino a che arriva a un certo punto c'è un crollo nel centro urbano e periscono due bambine muoiono a causa di questo crollo urbano. Questo è stato, diciamo, la goccia che ha fatto un po' traboccare il vaso, in quanto c'è stata una reazione da parte dei cittadini. Cittadini reagiscono e soprattutto una coppia di professionisti, Andrea Bartoli e Florinda Saieva, cominciano a vedere queste macerie non più come il segno di un disastro, ma come qualcosa che aveva una bellezza in sé. Quindi cominciano con delle azioni, un po' invitando vari artisti, così street artist, a cominciare a fare degli interventi. E quindi qui c'hanno, come vedete, questo è uno dei primi interventi, questo graffito, You are beautiful, sei bella. Sei bella perché effettivamente la città aveva un potenziale. Quindi Andrea e Florinda cominciano a... decidono di ritornare da Parigi, dove vivevano, avevano avuto la loro primogenita, promettendosi una cosa, che avrebbero voluto continuare a vivere quel clima vibrante di una grande città dove succedono tante cose, perché avrebbero voluto per i loro figli un futuro differente, un futuro più ricco, un futuro più stimolante. E da questo è cominciato un processo dove l'arte e l'architettura sono diventate uno strumento di rivitalizzazione urbana e della comunità di Favara. Quindi il progetto di cui che stiamo andando a vedere insieme parla di questo, parla di nuovi modi di vivere, nuovi modi di socializzare, nuovi modi di stare insieme. Questa è un po' un'immagine del centro di Favara, quella che vedete in rosso, lì sulla sinistra è la zona che è stata interessata dagli interventi. Quindi non è nemmeno una zona particolarmente grande che occupa in modo estensivo il centro storico di Favara, però è una zona che rispetto alle altre che sono affette da questa architettura informale, questa zona partecipa effettivamente a migliorare la vita di tutta la città. Quindi quello che vedete qui sono quello che vedete in basso è quello che noi chiamiamo il quartiere dei sette quartieri, il vicolo dei sette cortili, quindi che ha un ingresso un po' così, è un tessuto arabo in cui c'è soltanto un ingresso e si riesce dallo stesso ingresso. Quello che qui vedete in alto è Palazzo Miccichè, che è stato interessato da alcuni lavori di consolidamento strutturale negli ultimi anni ed è stato aperto per varie attività legate alla Biennale delle città del mondo, è per ora visitabile. E questo è un palazzo, Palazzo Giglia, che è stato interessato anche da lavori e costituisce, diciamo, costituiscono questi tre interventi, tre poli, dove avvengono le attività principali di Farm Cultural Park. Circa 18.000 metri quadrati di spazi dedicati alle arti, parlo di spazi interni e spazi esterni, ci sono degli spazi co-working, delle residenze d'artista, una scuola d'architettura per bambini, un centro per le arti performative, degli spazi condivisi e un ristorante comunitario. Diciamo che questi qui sono un po' le attività principali di Farm Cultural Park. Come vedete, una sonometria spiega meglio un po' i vari spazi che sono stati interessati dai vari interventi. E qui vediamo alcune immagini dello stato di queste unità edilizie, semi-abbandonate o abbandonate del tutto a volte, sul quale abbiamo cominciato a lavorare all'inizio di questo progetto. Quindi quello che vedete a sinistra è lo stato precedente agli interventi, quello che vedete a destra è lo stato, diciamo, degli interventi una volta completati. Perché poi vedremo che pittura bianca che riscatta un po' lo stato di rovina precedente, effettivamente è stato il fondo sul quale poi diversi artisti sono venuti a fare i loro interventi, per mettere in pratica quello che noi abbiamo un po' definito piattaforma del cambiamento. Quindi qua lo vedete, a destra, accanto all'immobile recuperato, c'è comunque un immobile in rovina.
qui a sinistra l'immobile nello stato precedente, l'immobile nello stato di recupero. Il prima e il dopo, altrettanto, il prima e il dopo. Qui vediamo una carrellata su tutti i vari interventi che sono stati fatti. La strategia era molto semplice. Ridipingiamo tutto di bianco, diamo questi fondi bianchi e invitiamo degli artisti tutti i 6 mesi a venire a fare le loro opere d'arte. Questa strategia ha funzionato perché invece che fare un edificio aperto una volta, un museo, una galleria d'arte aperta una volta, in cui poi fidelizzare le persone, la strategia messa in atto da Andrea era quella di poter ogni 6 mesi cambiare e in questo dare vita a quella che poi abbiamo chiamato platform for change, ovvero alimentare la curiosità, alimentare il numero di inviti a persone che ogni volta venivano a portare la loro energia, a portare le loro visioni. E qui lo vedete, dietro a quello che abbiamo cercato di recuperare, perché non abbiamo potuto recuperare tutte le unità edilizie in quanto di alcune non si riescono nemmeno a reperire i proprietari, dietro a queste rovine, dietro a questi edifici recuperati, ci sono delle unità immobiliari in stato di abbandono, di rovine. Qua vedete un po' alcuni degli interventi, la galleria d'arte che è stata per un lungo periodo, per quasi 4 anni, uno dei soli punti focali dove venivano organizzate delle mostre con artisti internazionali, fotografi, architetti, botanici. Quindi qui vedete alcune delle immagini dei vicoli. Quindi si è molto puntato su un tipo di arte immediata, un tipo di arte anche a basso costo, che però investiva in modo nuovo quelli che prima erano dei prospetti, degli elevati in stato rovinoso. Quello anche che vedete qui è un po' la vita nei 7 cortili. Come vedete c'è ancora gente che vi abita, di una certa età, e l'idea era quella non di buttare a terra, come probabilmente sarebbe potuto fare anche in altre realtà in cui la rigenerazione urbana è più veloce, perché in città come Parigi, New York, probabilmente Londra, i capitali sono di maggiore entità. Quindi comprare, buttare tutto a terra, ricostruire è spesso l'azione che viene portata avanti. In questo caso si trattava di ricucire un tessuto storico che era stato abbandonato, che però continuava ad avere al suo interno diversi abitanti. E questo è stato, come dire, un modo di coinvolgere la popolazione locale nel progetto. Quindi non investire tutto il quartiere, perché comunque apparteneva a persone differenti, ma a poco mappare, capire quali erano gli edifici che potevano essere interessati da queste trasformazioni e intervenire. Quindi quello che vedete qui è la galleria d'arte alla fine del primo intervento. Quella che vedete qui è lo stesso punto di vista della galleria d'arte, ma con un intervento a sinistra di uno street artist che si chiama Make. Dopo un anno, questo è durato un po' di più come intervento, un altro artista riconosciuto, giovane, Albero Nero, ha dato la sua visione di quello che poteva essere la galleria d'arte. Qui altrettanto vedete il giardino, la parte bassa della fotografia come è stato recuperato, nella parte alta quello che c'è dietro, quindi circondati da rovine. La scuola di architettura dei bambini, che oggi ha avuto grandissimo successo, il fatto di voler investire sull'infanzia e quindi abituare i bambini all'idea di bellezza, non a diventare architetti, ma a esporli a quest'idea di bellezza. Oggi la scuola di architettura dei bambini si è moltiplicata a Napoli, in Puglia, ad Otranto e in altre realtà. È stato replicato lo stesso concetto con lo stesso format della scuola di architettura dei bambini che abbiamo aperto in Sicilia. Qui vedete un graffito di uno street artist belga che si chiama Roa, è molto conosciuto, un robot gigante costruito da Massimo Sirelli in un workshop, delle pitture paesaggistiche che investivano Palazzo Miccichè, quest'altro polo che è stato rinnovato nel tempo,
Albero Nero l'abbiamo visto, ancora Albero Nero in altre case con delle opere di graffiti, Angelo Milano e Momo. La quantità di artisti che sono passati da Favara penso che supera le 300 interventi. Però 300 interventi spalmati su 10 anni sono circa 30 interventi l'anno, piccoli o grandi, ma sempre con quest'idea che c'è una sorta di effetto di cambiamento continuo. La cosa interessante è che anche la comunità locale di artisti si è avvicinata a questi artisti internazionali che venivano, e quindi c'è stato un vero scambio, un vero modo di mettere insieme differenti competenze, differenti modi di vedere l'arte. Questo che vedete qui è l'ingresso di Palazzo Micciche. Questo era l'ingresso prima, questo è quello che è successo dopo. Ora, questo tipo di interventi, insieme ai rifacimenti, diciamo, degli impianti elettrici, ai rifacimenti dei tetti quando ve n'era bisogno, sono stati, diciamo, i tre tipi di interventi principali che sono stati fatti. Quindi quello che vedete qui non è una rigenerazione urbana ad alti costi, ma al contrario è una rigenerazione urbana ha dei costi bassissimi, dei costi veramente minimi che permettono però di dare quell'idea di pulizia, con quest'idea di avere dei canvas bianchi, no? Come delle lavagne bianche, su cui poter proporre, reinventare il modo di stare insieme di una città che non ha più voglia, una comunità che non ha più voglia di svegliarsi, alzarsi e vedere delle rovine, ma al contrario di partecipare a delle idee di bellezza. E la cosa che abbiamo capito è che quando la gente è esposta alla bellezza, poi non vuole più ritornare indietro. Quindi quando c'è stato un momento di crisi, dopo 8 anni di interventi in cui comunque non c'era più quella voglia di andare avanti, eccetera, è stata la gente che ha detto no, dobbiamo andare avanti. Qui vedete una delle costruzioni che è stata fatta durante un concorso di architettura temporanea per giovani architetti, ne abbiamo fatti 3 al momento, per dire che comunque c'è l'interesse di coinvolgere più gente possibile che non fa parte della comunità locale. Questa è la seconda edizione, immagino la seconda edizione della Biennale delle Città del Mondo, che per ora è in corso a Favara. Queste sono delle immagini del South Italy Architecture Festival. L'anno scorso il Ministero della Cultura ha finanziato 3 festival di architettura in Italia. Uno dei finanziamenti è andato a fare un cultural park. E in totale ci sono stati 350 eventi culturali, più di 100 artisti in residenza che venivano da un po' tutto il mondo. Alcuni di loro hanno approfittato anche dei costi delle rovine di Favara, spendendo 2.000 euro per comprare una rovina e per riabilitarla. Abbiamo organizzato 4 concorsi di architettura effimera, 2 biennali di arte urbana e un festival nazionale di architettura. Però quello che veramente conta per noi è la partecipazione della comunità. Quelle che vedete qui sono le zie di Farm Cultural Park, quello che vedete al centro è Andrea Bartoli, uno dei 2 fondatori della Farm. Fin dall'inizio non si è mai pensato di non coinvolgere i residenti del quartiere. E in questo caso lì lo vedete, cioè parliamo comunque di residenti che hanno la maggiore età, e il fatto di coinvolgere tutte le persone senza tralasciarne nessuna, che magari non avevano niente a che fare con il mondo dell'architettura e dell'arte, è stato un modo di assicurarsi il successo di questa operazione, perché non era un'operazione pensata per i giovani o un'operazione pensata per attrarre soltanto turisti. Prima dicevo la Valle dei Templi di Agrigento fa 1 milione di turisti l'anno. Una delle riflessioni che abbiamo fatto all'inizio della Farm con Andrea, con Florinda, con i proprietari, era quella di dire ma quanta gente dovremmo attirare ogni anno a Favara per far sì che vi sia una continuità economica che possa permettere a questo progetto di galleria d'arte, di centro per le arti, che investe un intero quartiere, di poter andare avanti. Abbiamo pensato che probabilmente se avessimo attirato 100.000 di questo milione di turisti che vanno alla Valle dei Templi, si trova a 10 chilometri, invece che visitare soltanto la valle,
no, fare un salto a Favara sarebbe stato facile. Quindi 100.000 persone divise per 365 giorni l'anno significa circa 300 persone al giorno. Quindi significa 300 coperti, 300 persone che rimangono a dormire. Non è un numero impossibile. Però ecco, non abbiamo mai pensato che fosse questo l'unico obiettivo di Farm, diventare un luogo che attira dei turisti. Abbiamo visto col Covid, il turismo annullato significa annullare un intero, no, una strategia di sviluppo che non può basarsi soltanto su dei fattori esogeni, ma deve basarsi anche su dei fattori interni. E questo è stato il modo di coinvolgere anche la popolazione, prendendosi, raccontando quello che stiamo facendo, coinvolgendoli, facendoli diventare le guide di questo posto. Quindi la comunità che, di artisti, di architetti che gravita intorno alla Farm è una comunità locale ed internazionale. Questo è molto importante perché permette di attirare gente che viene dappertutto, ma anche di far crescere le giovani artisti locali. Qui vedete alcune delle immagini di un festival di performing art. Organizziamo tantissimi concerti durante l'anno, sia di artisti locali che di gente un po' che viene da fuori. È stato organizzato il primo festival di teenagers di cultura per adolescenti in Italia, già è arrivata alla terza edizione e sono stati anche pubblicati dei libri, soprattutto Platform for Change, che racconta di tutte queste varie esperienze che sono state fatte nei primi anni, anche per fare un po' un punto della situazione, perché a un certo punto le attività erano talmente tante che non ci rendevamo più conto di quello che era stato fatto negli anni. Sono state organizzate le mostre d'architettura con architetti giapponesi come Kengo Kuma, Sejima, Nishizawa. Ogni volta gli spazi investiti all'interno di Farm Cultural Park cambiavano pelle. Quello che vedete qui sono le piante del progetto del Museo dei Bambini, del Children's Museum, che avrebbe dovuto trasformarsi in un centro per performing arts con DJ Academy, con un centro con la scuola di architettura dei bambini e con altri interventi che avrebbero offerto delle opzioni pedagogiche per far crescere meglio i bambini di Favara, di Agrigento e di Aragona, delle città attorno. Questo era un po' il progetto che era stato proposto, era un progetto che per la messa in sicurezza, per la riabilitazione di tutti gli spazi, sarebbe dovuto costare circa 1 milione di euro. Studi insomma, che abbiamo fatto sulla facciata, per avere una facciata un po' che permettesse di avere queste performance energetiche, cappotto, eccetera, prototipi fatti. Morale della favola, questo 1,5 milioni non si è riuscito a raccogliere e anche i proprietari non avevano questa disponibilità. Ciononostante, dopo 3 anni di tentativi che non sono andati a buon fine, si è deciso di aprire lo stesso. Quello che vedete nelle foto è lo stato in cui si trova oggi questo edificio. Come vedete le mura rimangono, delle mura che vanno finite, però ciò non toglie che non ci siamo fermati e abbiamo organizzato comunque degli eventi all'interno di Palazzo Micciche. Quello che vedete qui è l'ultimo intervento, Human Forest, insieme ad un'equipe polivalente con dei botanici, con dei filosofi. Si è pensato di intervenire sugli interni piantando degli alberi. Favara non ha un parco pubblico e non ci sono degli spazi verdi. Quindi quello che si è voluto fare è di intervenire per dare un po' un esempio di possibile di vegetalizzazione, e adesso abbiamo lanciato quest'altra iniziativa che si chiama 1000 alberi per Favara. Quindi queste sono un po' le cose. Ora, tutto quello che vi ho mostrato non aveva nessun, diciamo, dato,
E spesso e volentieri le critiche che sono state fatte, anche un po' così costruttive, di dire ma quanto costa, qual è la ricaduta sul territorio? Questi sono alcuni dati che vi mostro. Poi chiaramente ci sono delle cose che si possono misurare perché sono tangibili, altre che sono intangibili. Il numero di visitatori a Favara. Farm Cultural Park apre nel 2011, abbiamo cominciato a contare visitatori nel 2013, erano meno di 40.000 e nel 2018, è stato un po' l'ultimo anno, non vi mostro i dati 2019-2020 causa Covid, non li abbiamo raccolti, però eravamo quasi arrivati nel 2018 a 150.000 visitatori. Una persona su 20 entra nella galleria d'arte e paga il biglietto per entrare, è un prezzo di 4 euro per entrare, che permette di finanziare sia lo staff, di finanziare le altre mostre. Grazie all'effetto Pharma, nel centro storico, questo è stato fino al 2016 che abbiamo insomma così contato quanti negozi erano avevano aperto grazie alla presenza di Pharma, avevano superato una ventina, ecco, che erano legati a questo. Fino al 2017 vi era una presenza, diciamo, minima di B&B o anche di hotel nel centro storico. Se guardate, fino al 2009 c'era soltanto un B&B e un hotel. Dal 2013 c'è stato un po' così un maggiore investimento da parte delle persone nell'apertura di luoghi per l'accoglienza, oggi vi sono 48 B&B, quindi c'è stata comunque una ricaduta interessante sul territorio. Se il primo obiettivo dichiarato di Farm era stato diventare la seconda attrazione turistica della provincia di Agrigento, attraendo i turisti che andavano alla Valle dei Templi, di fatto oggi si è passata ad un secondo obiettivo. Quello che vedete qui è l'ultima iniziativa portata avanti da Farm, che si chiama SPAB, ovvero Società per Azioni Buone. Dopo un primo così calcolo di quanti risparmi vi sono nelle banche di Favara, si è arrivati ad una cifra più o meno che si aggira intorno ai 500 milioni di euro di risparmi dei cittadini di Favara che si trovano all'interno delle banche. Quindi c'è stato da parte di Andrea e Florinda un po' un'iniziativa di coinvolgimento di imprenditori, di persone che hanno a cuore la propria città, facendo un calcolo minimo. Se ognuno di noi mettesse il 5%, il 10% dei propri risparmi su delle iniziative di rigenerazione urbana, probabilmente si avrebbero, 10% sono 50 milioni, 5% sarebbero circa 25 milioni di euro. Immaginatevi quante cose si potrebbero fare per cambiare Favara. Ora, il fatto è stato anche un po', no, per il primo anno dopo il lancio di questa attività c'è stata la Consob che si è interessata, ha detto ma cosa state facendo, cos'è questa società per azioni buone? È una società per azioni o di che cosa si tratta? Il tentativo è semplice, il tentativo è quello di coinvolgere la comunità su un progetto che è probabilmente quello più importante, che è il progetto di trasformazione del proprio luogo di vita. Quindi ad oggi è stata fondata questa società collettiva, ci sono penso circa 50 persone che hanno sottoscritto questo manifesto di SPAB, e le attività stanno cominciando a concretizzarsi per poter concentrarsi su delle aree limitrofe a Farm che hanno necessità di essere recuperate. E quello di cui c'è più bisogno è di leader civici, ovvero gente che metta a disposizione le proprie conoscenze, le proprie abilità, le proprie motivazioni per fare la differenza. Questo, diciamo, è un po' il messaggio, quello che si vuole portare avanti. Chiaramente c'è una dimensione pubblica che coinvolge tantissimi cittadini, c'è anche una dimensione privata che, oltre alla partecipazione, richiede di fare uno step in più e di investire in prima persona in quello che riteniamo è forse la cosa più importante, che è il benessere di tutti e le opportunità. Questa è l'ultima slide, ho finito il mio intervento.
quali sono i risultati ad oggi? C'è un grandissimo interesse da parte dei media. Sulla Lonely Planet è il luogo da visitare in Sicilia. Televisioni francesi, coreane, americane sono venute a fare dei video, quindi dando questa esposizione mediatica a Favara. Il Guardian, Domus, Abitare, Sole 24 Ore sono interessati di questo modello comunque di sviluppo, di rigenerazione urbana sostenibile. Favara per la prima volta è stata inclusa in vari itinerari turistici, mentre prima non lo era, fino a 10 anni fa non lo era. Ha vinto questo progetto diversi premi, è stato esposto due volte alla Biennale di Venezia, ha vinto il premio INARC dell'Ordine Nazionale degli Architetti e dei Costruttori Edili, ma soprattutto la cosa più importante è quello che se prima i favaresi, io sono di Favara, c'era una certa nomea, c'era anche una vergogna di far parte di questa città che è, come dicevo prima, vittima di incuria, vittima di varie mafie, eccetera. Oggi invece siamo tutti diventati no, orgogliosi di far parte di questa comunità, di far parte di questa città. Perché? Perché abbiamo visto come far parte di un movimento positivo comunque rende la vita di tutti migliore. Il fatto di avere una comunità e di fare degli incontri che permettono di far fiorire questa comunità è probabilmente la cosa più bella. E quindi l'orgoglio di appartenere a quella che consideriamo una vera rivoluzione culturale, che ha preso tempo, che sta andando avanti, ma che crediamo abbia tantissimi aspetti positivi che vanno messi in valore. E Favara è diventato un po' un caso studio per la Commissione europea per quanto riguarda il New European Bauhaus, che è questo ultima call, no, per proporre degli interventi visionari su come rivitalizzare i territori. Quindi questa è l'ultima slide, è finito il mio intervento. Grazie davvero Salvatore Gianni, io credo che tu abbia dato rappresentazione di un processo sul quale ritengo di poter sottolineare alcuni aspetti prima di passare la parola al sindaco di Castel Sant'Angelo. Secondo me, dalla storia di Favara, che fortunatamente conoscevo già da anni, c'è da imparare una grandissima lezione, che credo sia fondamentale. Per avere processi di ricostruzione di comunità, per avere processi che producano dei risultati che, come ci abbiamo fatto vedere, possono poi essere tangibili, misurabili, occorre continuità, cioè occorre lo sforzo di lavorare sistematicamente sui luoghi, occorre tempo, occorre la certezza di poter fare un investimento che stratifica e che quando è capace di diventare un investimento di questo tipo, quando dico investimento non intendo soltanto in termini economici, ma sotto tutti gli aspetti, cioè sociali, culturali e globale come lettura dell'investimento, diventa anche un processo inclusivo, perché sarebbe sbagliato pensare che Favara è un progetto che vede soltanto il lavoro di Salvatore Gianliotta. Favara è un progetto che negli anni, anche proprio grazie a questa continuità, ha saputo includere. Io tanti anni fa, quando stavo finendo l'università, mi è capitato anche di fare un pezzettino, di collaborare un pezzettino di quella cosa lì. Tantissimi giovani architetti l'hanno fatto negli anni. E questo perché, dal mio punto di vista, se è pur vero che i processi diciamo così, devono avere questa continuità di cui si parlava prima, i processi di successo sono quelli che hanno la capacità di portare dentro e non di determinare un confine. Io credo che il risultato di Favara racconti una storia di grandissimo successo da questo punto di vista, di cui dobbiamo essere grati a Florinda Andrea per il Bartoli, per il lavoro che hanno fatto e la capacità che hanno avuto di avere una visione che non è comune. E poi su questo, ed è l'ultima cosa che dico prima di passare la parola appunto a Mauro Facucci, il sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera, ci possiamo fare delle domande, e Favara se le fatte, perché Favara fa educazione anche, no? Su in che modo noi vediamo questi processi, in che modo noi formiamo professionisti del futuro ad affrontare questi processi in tanti paesi europei che non sono l'Italia. Forse per questo che il New European Bauhaus si è interessato. Esistono corsi di alta formazione proprio legati al public engagement, alla pianificazione strategica, allo studio strategico, alla progettazione, tutto quello che è il mondo dello strategic design, dell'experience design e così via. Noi forse siamo ancora un poco indietro, però abbiamo delle punte di eccellenza che è fondamentale raccontare. E io penso che Favara sia indubbiamente una di queste. Quindi ringrazio ancora Salvatore Gian per avercelo raccontato con questa ricchezza sia di immagini che di parole. Grazie davvero.
Ci tengo a dire che questo è un progetto inclusivo, penso a Vincenzo Castelli, che è stato uno degli architetti che per primi si è fatto coinvolgere in questa attività, penso a Michele Vitello, penso a tantissimi altri architetti che hanno partecipato ai vari interventi e che continuano a dare la loro intelligenza, architetti, artisti, persone che si sono fatti coinvolgere. È un progetto, diciamo così, che coinvolge più persone, forse dove non c'è autorialità. Per questo ci tenevo a far vedere all'inizio i progetti che facciamo noi che hanno uno stile. Lì è prevalso invece il fatto di mettersi attorno ad un tavolo a discutere ma cosa facciamo a più persone e non è prevalsa un'idea di un singolo ma quella di un gruppo di gente che aveva voglia di fare delle cose. Questo è assolutamente straordinario e penso che poi a seguire anche il professor Balzani potrà raccontarci in qualche modo, portare dentro questo discorso l'esperienza che lui fa anche attraverso l'università, perché credo che la rinascita dei territori e delle comunità passi proprio da questi modelli e non vedo molte altre soluzioni all'orizzonte. Grazie ancora. Bene, lascio la parola al sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera, Mauro Falcucci, che ci porterà invece il racconto di un'esperienza in corso e forse solleverà, anzi speriamo, sollevi delle domande anche molto concrete e dei dubbi forse anche rispetto a quello che siamo abituati a vedere, rispetto a quello che succede attorno. Quindi, insomma, grazie di essere venuto a partecipare qui con noi a questo evento e lascio la parola a lei. Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli spettatori e gli ascoltatori. Un saluto all'architetto Arcamone e ovviamente anche al nostro vice commissario, l'ingegner Gianluca Loffredo, che quotidianamente ci sentiamo per ovvi motivi. Certo, fare seguito a una rinascita di Favara, di una realtà, intanto diciamo dove siamo, che diventa il primo aspetto importante, da dove parliamo dalla parte d'Italia. Siamo nel cuore dei Monti Sibillini. Confiniamo con i comuni di Visso e Norcia e siamo completamente inseriti nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, che sicuramente è un pregio sotto un profilo naturalistico, ma nella fattispecie sulla ricostruzione e su quant'altro, poi magari racconteremo sinteticamente, rischia di diventare dei problemi perché spesso mal si coniugano con una difesa laddove poi anche esasperata dell'ambiente e laddove siamo anche in carenza di un piano del parco. Quindi sono un combinato disposto che ci pone in difficoltà. Provo a essere sintetico perché il nostro racconto è un racconto più che altro di un disastro che ci è capitato. Noi siamo stati il primo comune coinvolto già dal 24 agosto del 2016. Ovviamente non abbiamo annoverato per nostra fortuna nessun ferito. Siamo stati epicentro fino alla scossa del famoso 26 di ottobre, quella più forte, 5.9 delle ore 21:40, se non ricordo male, preceduta intorno alle 19:10 di un 5.4. Ebbene, questo grazie al miglioramento sismico che noi facemmo, perché purtroppo colpiti anche nel 97, non in maniera significativa come questa volta, attuammo degli interventi di, ovviamente, di miglioramento sismico che hanno consentito a tutti di salvare la vita fino a una magnitudo di 5.9, e credetemi, 5.9 è un terremoto che si sente bene. Quello che purtroppo non è accaduto ai nostri vicini di Arquata, che hanno annoverato purtroppo dei decessi insieme ad Accumoli ed ad Amatrice, perché loro all'epoca non ebbero quella sfortuna, che rivelatasi oggi fortuna, di essere colpiti dal sisma. Siamo in un territorio altamente sismico, tutta la catena dei Sibillini e dell'entroterra marchigiano, ma credo italiana, è colpita, sta sotto delle faglie che sono anche attive, e abbiamo registrato a distanza di quasi 20 anni un ritorno, sembra quasi una cadenza che diventa, in termini geologici, i tecnici sanno meglio di me, quasi niente, 20 anni è un nulla, è una continuità sismica. Che cosa raccontare? Raccontare che un piccolo centro, che è un comune che sta incastonato in una montagna, dove risale ovviamente giusto un gesto storico, nel nostro piccolo comune, nel lontano 460, nacque due personaggi importanti per l'Italia, per dire che c'è una storia nelle aree interne italiane enorme. Nacque un certo San Benedetto da Norcia e Santa Scolastica. Quindi, per dire che purtroppo questa Italia che va salvata annovera pochi abitanti, ma tantissima storia, perché ricordare in un paesino di 273 residenti antesisma, ridotti a 200, se non 50 sulla carta oggi, con 150 presenze nelle SAE, significa un nulla, un condominio, che purtroppo è un territorio di emigrazione,
che ha avuto un patrimonio abitativo drammaticamente colpito, perché abbiamo avuto il 96,38% tra danni e crolli, quindi un patrimonio di oltre 1.200 abitazioni, in quanto quel 24 agosto erano territorio di seconde case, impropriamente dette, perché pure qui occorre fare una sottolineatura. Parlare di seconde case può apparire molte volte come una seconda casa al mare o in Versilia, no. La seconda casa è una casa che uno ha ereditato dai nonni o dai genitori, che ogni anno ha sacrificato delle risorse e dei risparmi per mettere a posto una volta il tetto, una volta rifare un altro bagno, una volta sistemare una facciata e magari acquistare una stanza vicina per allargare lo spazio e per offrirla ai propri familiari. Queste sono le seconde case dell'entroterra italiana, perché questa è la montagna italiana, questa è la montagna che parte dal Piemonte, passando nel Friuli, per arrivare in Sicilia, nella terra bellissima dell'architetto Salvatore Giorno e Liotta, che ho ascoltato con interesse e ovviamente sotto un profilo anche ho invidiato, perché probabilmente faremo dei sogni, proviamo a sognare. Noi siamo stati, ripeto, colpiti, distrutti completamente, perché il 96-38% di danni e di macerie significa non esistere più. E ci è posto subito il problema cosa fare. Noi abbiamo optato immediatamente per le perimetrazioni. Però quello che voglio dire è un aspetto politico, ma credo che possa servire anche tecnicamente. Questo nostro bellissimo paese, che nei momenti del bisogno annovera la solidarietà a non finire, dimentica che le esperienze degli anni passati potevano essere adattate. Noi abbiamo disconosciuto quello che è stato fatto nel Friuli nel lontano 1976, abbiamo disconosciuto quello che è stato fatto nel 97 da noi, abbiamo omologato spesso portando e copiando territori dei terremoti, e l'ultimo è stato quello dell'Emilia Romagna, per capirci, portandoli in realtà che non sono consoni. Quindi il primo errore va detto con grossa chiarezza, ma non è una forma di polemica, è una constatazione che questo paese, anziché migliorare, inventa ogni volta. E ogni volta purtroppo rischiamo di sbagliare, quando invece andrebbe soltanto corretto e migliorato, se non adattato ai momenti, è quello che stiamo attraversando. Ebbene, fare un cratere di 140 comuni, unico cratere, credo che sta sotto gli occhi di tutti, è come se noi andassimo in ospedale e anziché avere i tre codici bianchi, verdi e rossi, avessimo tutti quanti un codice e venissimo curati tutti nella stessa maniera. Così non è, purtroppo, e questo ha portato a dei grossi ritardi. E approfitto per ringraziare il commissario Regnini, che è stato forse il commissario più attivo e tuttora è quello che ha dato una significativa svolta a questo terremoto, perché sta tentando di recuperare, ci siamo riusciti, perché in questo paese la burocrazia uccide tutti, purtroppo uccide e continua a uccidere tutti, nonostante le procedure che possono sembrare snelle. Se avessimo omologato il Friuli Venezia Giulia nel lontano 76, che all'epoca fecero una distinzione che peraltro è tecnica e anche oggettiva, fecero tre crateri, un cratere dei comuni catastroficamente colpiti, un cratere, quindi una seconda cinta di comuni gravemente colpiti e un terzo giro di comuni lievemente colpiti. Questo significava calare provvedimenti mirati, ovviamente in aree che non possono essere trattate tutte alla stessa maniera, perché quando andiamo in ospedale, se uno ha una bronchitella può andare bene una tachipirina, ma se uno entra in coma, la tachipirina non può andare bene per tutti e quindi i farmaci vanno adeguati secondo la malattia. Torno alla scelta, per non rubare tantissimo tempo, ma credo che sia importante fare un paio di passaggi. Un altro momento delicato di questo terremoto, che lo diciamo ovviamente a 5 anni di distanza, è quello che in questo paese, è stato detto da tutti, ma l'avrete ascoltato, occorre che si faccia una legge nazionale sulle emergenze. Non si può di volta in volta reinventare ex novo, omologando un terremoto successo qualche anno prima, disconoscendo le esperienze maturate che hanno dato segnali significativi, perché è inventare ogni volta anche aspetti di carattere economico e sociale. Una realtà piccola dell'entroterra, drammaticamente colpita, non occorre solo ricostruire fisicamente, occorre e necessita di una ricostruzione economica e sociale. Occorre che ci siano delle attività, degli incentivi di carattere fiscale, occorre mettere in piedi un piano di emergenza nazionale per le nostre purtroppo catastrofi che quotidianamente assistiamo, dagli alluvionamenti, alle frane, a quant'altro che ci colpisce. Occorre che si normi questa in maniera automatica, si attivino quelle misure di sostegno legislativo e normativo senza aspettare di volta in volta decreti e contro decreti, correzioni e contro correzioni, che spesso per il correre, per la velocità, ci dimentichiamo che qualcuno è rimasto fuori. Lo dico perché noi nel 24 agosto fummo l'unico comune che si fu dimenticato il decreto Padova delle agevolazioni fiscali. Sembra una banalità, purtroppo questi sono i fatti. Noi siamo stati inseriti come comune gravemente colpito
dalla prima cabina di regia che si insediò ad Arquata del Tronto dopo il dramma di Amatrice e di Arquata del Tronto, ma non facemmo parte di quel famoso elenco del decreto Padoan che dava agevolazioni fiscali. Questo è l'esempio pratico e provato che occorre prevedere e occorre normare in anticipo, cioè in maniera che parte un cronoprogramma di interventi che sono già stati collaudati e magari verranno integrati secondo le realtà. Quindi passiamo invece alle perimetrazioni. Noi abbiamo fatto la scelta immediata. Nel dicembre 2017 abbiamo deciso di perimetrare per una serie di ragioni. Primo, perché il sisma ci ha colpito in maniera catastrofica. Secondo, perché la ricostruzione necessitava di alcuni accorgimenti per riporre in sicurezza le future abitazioni. E soltanto con le perimetrazioni, che poi è scaturito con un piano attuativo urbanistico, con un piano urbanistico attuativo, siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo. Ovviamente dal dicembre 2017 siamo stati il primo comune a perimetrare, purtroppo per una serie di ragioni sempre ascrivibili a connotazioni burocratiche, paradossalmente abbiamo ottenuto le risorse soltanto nel marzo 2019. Siamo arrivati a perdere 15 mesi di pianificazione per poi affidare un incarico con un avviso di gara europea, dove abbiamo sicuramente preteso, e grazie ai tecnici che si sono adoperati da noi, abbiamo preteso delle richieste alte di collaborazione e abbiamo ottenuto a nostro malgrado, non avevamo mai auspicato tale personalità, si era giudicato un gruppo Mate dove annovera dall'ingegner Braga al professor Cristininzi e all'architetto al professor Boeri, credo che è un inaspettato successo di pianificazione del nostro territorio. Ci siamo attivati, abbiamo fatto esperito tutti alla gara europea, aggiudicato l'appalto, abbiamo iniziato a parlare con la gente. Abbiamo ben fatto 6 giornate di ascolto attivo con i professionisti. Abbiamo approvato il documento direttore nell'agosto del 2020. Siamo andati avanti proprio, peraltro siamo incappati, come tutti voi sapete, purtroppo in questa pandemia che ci ha riportato a lavorare in maniera ancora più difficile, perché spesso abbiamo fatto videoconferenze. Gli incontri che abbiamo fatti li abbiamo ritagliati nei periodi estivi. Infatti ho detto 8 agosto abbiamo approvato il documento direttore. Un altro movimento, iniziativa credo che possa essere intrapresa come una best practice nel futuro. Pianificare significa coinvolgere molti soggetti. Coinvolgere molti soggetti significa ascoltare tutti, perché ognuno ha una competenza specifica di autorizzazione o meno. Abbiamo stilato un protocollo istituzionale d'intesa, lo abbiamo fatto nel dicembre 2019, e ovviamente in questo protocollo erano i soggetti attori, gli attori veri di una pianificazione concertata. Iniziamo dalla struttura commissariale, ha partecipato ai lavori che poi vi illustrerò sinteticamente, partecipato alla Regione Marche con l'ufficio speciale per la ricostruzione, partecipato alla provincia di Macerata per delega urbanistica, partecipato alla soprintendenza ai beni architettonici e archeologici e per quanto di competenza, e ha partecipato per ultimo anche il Parco Nazionale Monti Sibillini, che non è un aspetto fondamentale, ma essendo un organismo sovraordinato, il suo parere diventa spesso vincolante in qualche circostanza o statuto. Questo modo di procedere, e quindi tutta la pianificazione che si è andata poi ad approvare, e l'abbiamo approvata il 12 agosto di quest'anno, ovviamente ha visto parecchie cabine di regia. Credo che ci sia un problema. Io vedo il sindaco bloccato. Mi vedete? Siamo ritornati. Ho ritornato, perfetto. E se ogni tanto prima ci sia è saltata la linea, speriamo che ci regga almeno per qualche altro minuto, cerco di essere più veloce possibile. E quindi stavo dicendo che con questo sistema di questo protocollo, quindi di queste riunioni continue di cabina di regia, siamo arrivati alla conferenza permanente, che è diventato più un atto celebrativo che una conferenza di carattere specifico tecnico, perché tutte le varie dissonanze sono state affrontate nell'itinere della stesura del piano attuativo. Lo abbiamo adottato, abbiamo raccolto le osservazioni. Premetto, come ho detto, che le visite che abbiamo fatto con i cittadini sono seguite per conoscere i professionisti, per sapere le loro intenzioni e per conoscere la storia della realtà, perché lo slogan che poi è stato coniato, che mi piace riportare, dell'architetto Boeri, che ha detto sempre autentico e non identico, sta a significare che non si può ricostruire come prima per tante ragioni, ma non possiamo perdere quell'identità storica, culturale, architettonica, che è un patrimonio che va difeso e va tramandato alle future generazioni. Noi abbiamo approvato
Il piano attuativo adottato, tutto l'iter approvato il 12 agosto, adesso è operativo e abbiamo purtroppo, stiamo costruendo ormai i consorzi per gli aggregati. Abbiamo circa 300 aggregati, si comprende bene le difficoltà, si comprende bene che spesso ci sono delle difformità di carattere urbanistico, che nella storia della montagna italiana e quindi di tutti i paesini piccoli, spesso nessuno sapeva di avere magari un'apertura in più o un metro cubo in più o un terrazzo in meno, perché questa è la nostra storia, non possiamo disconoscerla. Ed ecco perché diventa importante avere delle differenziazioni di trattamento. Mi spiego meglio, avere norme che si calano su 140 comuni è un conto, una difformità in una realtà importante. Cito città importanti dal punto di vista Macerata, Spoleto e Teramo, è un conto avere una difformità laddove non ci sono più le case e gli immobili. Quindi una difformità in un piccolo paesino a valore economico forse zero, una difformità che comporta un ampliamento di volume in una realtà storica, in una realtà importante, sicuramente non può essere trattato uguale. Ed ecco che ritorniamo all'origine del peccato originale di questo terremoto. Differenziare le norme diventava essenziale ed importante, purtroppo non ci siamo riusciti. Ringraziamo l'onorevole Legnini che si è adoperato a cercare di, nelle more delle norme che esistono, perché non può il commissario straordinario ha poteri, ma ha poteri comunque nel rispetto delle norme. E quindi ci siamo attivati, però riscontriamo spesso delle difficoltà. E quindi difficoltà che, come ho detto, le abbiamo calate anche di recente sulle aree protette. Noi siamo in un parco che è stato istituito l'8 agosto del 1993, ebbene, sembra paradossale dirlo, sono trascorsi 28 anni e ancora non è stato approvato un piano per il parco. Ancora non è stato aggiornato un piano pluriennale economico e sociale che risale a 18 anni or sono. Sono stati adottati, il primo è stato adottato e sono state fatte le osservazioni, ma non ancora approvate. È come se noi stessimo di fronte a delle norme di carattere generale di salvaguardia, ma spesso le norme non hanno riscontro oggettivo. Vedo molti tecnici e mi insegnerate voi che un conto è vedere un piano regolatore e andare a calare un intervento, e un conto non vedere nulla o giocare su delle norme che rischiano almeno di essere anche soggettive in funzione del funzionario. Non vanno bene, le norme devono essere oggettive, devono essere da tutti viste, da tutti interpretate e da tutti risolte. Speriamo anche qui che qualcosa avvenga, perché così in questa realtà, essendo stati peraltro anche epicentro di 5.9 e abbiamo avuto il 6.5 a pochi chilometri di distanza tra Norcia e Preci e noi e Visso, capite bene che il territorio ha sofferto e è in sofferenza atroce di questi dissesti di carattere idrogeologico e di carattere idraulico, che vanno comunque mitigati per consentire una ricostruzione. L'aspetto positivo, e vado a chiudere per non rubare ulteriore tempo, perché magari il mio è un racconto di un amministratore di un piccolo comune montano che si trova a far fronte a difficoltà enormi. Avevamo un ufficio con soltanto 3 persone, fortunatamente sono arrivati dei tecnici assegnati, i quali hanno vissuto e stanno vivendo ancora difficoltà di carattere più che altro di sicurezza del posto di lavoro. Spesso ci sono dei ricambi, perché chi arriva animato da grandi capacità e preparazione diventa anche bravo nei nostri comuni. Appena c'è una selezione, ovviamente, ed è giusto che sia così, partecipa e guarda caso vince, e chi sta qua rimane ancora con altri tecnici nuovi che bisogna ricominciare da capo a dire dove sono i luoghi. E quindi comprendete, vi posso assicurare che fare l'amministratore con queste difficoltà è una cosa, un'impresa ardua, soltanto per l'amore di questa terra. Si sta aspettando, speriamo che arriviamo a conclusione dell'assunzione di alcuni posti in maniera definitiva, perché è una forma di garanzia, non possiamo trattenerli. Chi sta a distanza di centinaia di chilometri o decine di chilometri in montagna, è difficile tenere i giovani laddove non c'è nulla. Quindi io ringrazio anche in questa occasione, ringrazio questi ragazzi che sono venuti da noi e che si sottopongono a dei viaggi immensi della speranza del lavoro. Speriamo di coronare anche per loro un'occupazione. Speriamo, e abbiamo detto più volte, e questo può essere magari di aiuto un po' per tutti per conoscenza, che fare delle task force attrezzate ed idonee potrebbe essere un patrimonio di questo paese. Perché non è che dovranno rimanere dopo la ricostruzione, che durerà sicuramente non meno di 15 anni, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Se Benzone ci ha messo 18 anni per ricostruire, come è stata ben ricostruita, e Gemona stesso tempo, non è che noi siamo più o meno bravi. I tempi sono quelli che oggettivamente che sono necessari. Confidiamo di partire quanto prima, abbiamo ottenuto le coordinanze sociali per sistemare tutti i sottoservizi.
noi abbiamo fatto il nostro dovere con tanti impegni, abbiamo posto in essere l'aspetto teorico, ovvero la pianificazione, per far calare i progetti per la ricostruzione. Ma il tutto non può essere disconosciuto e non può essere distante da un recupero di carattere socio-economico. Il mio appello è quello, che l'abbiamo fatto in più occasioni, che la legge della montagna approvata nel lontano 94, la numero 97, non è stata mai applicata per carenza dei decreti legislativi. Ebbene, in questo amato paese italiano la montagna ha perso oltre 1,5 milioni di abitanti, ha chiuso un mare di scuole, ha chiuso un mare di servizi sociosanitari, e allora occorre che il legislatore, è stato più volte invitato, rifaccia una legge sulla montagna, venga adeguata agli anni che sono del 20 per un discorso 2030 o 2050, ci siano quelle reti telematiche che possano consentire, anche sulla scorta della recente epidemia che ha visto più un'emigrazione verso i territori fuori dalle grandi città per paura e per contagio, di dare quelle strutture anche in questa terra meravigliosa che è l'Italia e la montagna, perché parlare soltanto di se stessi significa non avere quella visione di arcipelago, ma non può essere considerata la montagna un'isola felice. O tutti insieme andiamo avanti e difendiamo questa terra, che peraltro è prevista anche come garanzia costituzionale, è un diritto costituzionale la salvaguardia delle aree interne, e quindi bisogna metterla in essere. Quindi accompagnare la ricostruzione con iniziative di carattere socio-economico, di sviluppo e anche di agevolazione di carattere fiscale. Altrimenti un bambino che viene qua, vediamo le scuole chiuse, abbiamo le pluriclassi, si comprende bene che dal Piemonte al Friuli in Sicilia questi sono problemi comuni. Noi oggi li abbiamo più acuiti perché viviamo anche, perché colpiti al cuore, viviamo una sofferenza anche fisica, morale e di vivibilità. Ma tutta quest'altra parte italiana va compresa, va salvaguardata. Speriamo che il legislatore accolga questo invito più volte fatto e si applichi una legge a tutela delle aree montane della nostra penisola, amata terra, perché ricordo e termino, un paesino di 270 anni che ha annoverato, come ho detto, la nascita di San Benedetto e Santa Scolastica, e abbiamo 22 chiese che non ci sono più, significa che nel passato e nel Medioevo c'era cultura, storia, tradizione e ovviamente, essendo in un parco nazionale, c'è un patrimonio naturalistico sicuramente invidiabile. Chiedo scusa se sono stato prolisso, ho cercato di rappresentare nel migliore modo questa difficoltà e speriamo di raccontare e di viverla e di essere di esempio affinché altre circostanze e altri, purtroppo, altri terremoti arriveranno in Italia, inutile che ci nascondiamo, ci sia questo background conoscitivo che, anziché ricominciare sempre da capo, omologare uno per un altro, ci sia un'esperienza che venga messa in pratica e sia migliore per una ricostruzione sicuramente più all'altezza dei tempi e più veloce per le persone, perché aspettare lustri per qualcuno che è anziano, specialmente in questi piccoli paesi, significa che ha perso tutto e probabilmente in vita non riuscirà a vedere nemmeno quelle sue, la sua casa ricostruita. Grazie. Signor Sindaco, ringrazio io lei, perché oltre a farci un quadro preciso e puntuale di quello che è stata l'esperienza di Castel Sant'Angelo, ha introdotto una serie di temi che io trovo di cruciale importanza. Noi facciamo un gran parlare e un gran vedere, leggere delle grandi trasformazioni delle città. Questo è un paese che parla di aree metropolitane che acquisiscono e stanno acquisendo la maggioranza della popolazione, ma un paese che è fatto di un territorio che per il 70% non metropolitano. Ed è un territorio che abbiamo costruito culturalmente e storicamente in millenni, che ne porta i segni e che, smettendo di essere abitato, tutti noi sappiamo la più importante forma di restauro e manutenzione è l'uso, e smettendo di essere abitato e venendo abbandonato non solo per tragedie come quelle che hanno vissuto i comuni di Castel Sant'Angelo e gli altri comuni che ha citato, ma anche semplicemente perché cambiano i modelli economici e quindi questi territori si spopolano, e perdendo di manutenzione si producono traumi e drammi che sono sistematici. Io vi parlo da Torino, che è una città metropolitana che però sta proprio alle pendici delle montagne, le nostre montagne vivono sistematicamente drammi e vivono la dinamica dello spopolamento, e sono montagne che però non sono più naturali, originarie, sono montagne abitate che hanno bisogno di essere mantenute, e molto spesso questi territori riescono a sopravvivere nel migliore dei modi quando le comunità locali hanno la forza per sostenerle. Quindi è sempre un po', e qui mi ricollego a quello che dicevamo con Salvatore John prima, è sempre questa dimensione di comunità che viene data da chi abita il territorio, lo presidia e lo in qualche modo preserva presidiandolo, e permette che quella storia millenaria, lei parlava dei santi, ma ogni paesino d'Italia praticamente ha dei pezzetti di storia da raccontare in questi termini, queste comunità che restano nei luoghi permettono che questa storia possa essere ancora trasmessa, perché
le pietre, qualcuno le chiama testimoni inerti, ma in realtà gli esseri umani sono testimoni, le storie ce le raccontiamo, e se dimentichiamo il modo di leggerle, raccontarcele, poi si perdono, e ne perde la cultura intera di un paese e di un continente, perché l'Europa stessa è fatta di questo. Mi piacerebbe, rispetto ai punti che ha sollevato il sindaco, sollecitare prima l'ingegner Loffredo a raccontarci un po' l'esperienza dal lato tecnico di coordinamento di questa reazione alla tragedia del terremoto, e dall'altra parte sarei poi molto felice di avere dal professor Balzani invece un contributo rispetto al lavoro che, appunto, come dicevo in introduzione, loro stanno facendo anche per educare un interesse scientifico, culturale verso questi temi, e capire che è qualcosa di cui dobbiamo occuparci, di cui ci dobbiamo preoccupare, indipendentemente che siamo tecnici poi chiamati effettivamente ad agire esclusivamente su questi luoghi. Quindi lascerei la parola all'ingegner Loffredo e poi farei seguire in modo naturale l'intervento del professor Balzani, da cui mi piacerebbe poi scaturisse un confronto più aperto. Grazie ancora al sindaco Mauro Falcucci. Sì, grazie. Grazie all'architetto Suraci. Non so se avete notato il sindaco, no? Come riesce a interloquire, ormai è interessante, di magnitudo 5.9, magnitudo 6.4, sindaco. Io sapevo che tu eri estremamente performante. Cioè, vedete, lui ha fatto un passaggio che ha un valore scientifico enorme, nel senso, lui dice il sisma 5.9 è stato epicentrale. Epicentrale significa che ce l'hanno avuto sostanzialmente a 2 chilometri dal capoluogo, dati shake maps dell'INGV, e parla del sisma 6.5 del 30 ottobre del 2016, che ha avuto invece un epicentro a non più di 10 chilometri di distanza, come non troppo epicentrale. Guardate che è un messaggio fortissimo, cioè vedete come le comunità locali, no? Attraverso l'espressione del sindaco, ma gli stessi cittadini nel tempo, sono abituati a maneggiare argomenti di grande complessità, perché non tutti sanno che 10 chilometri possono essere determinanti rispetto agli effetti di, si chiamano effetti di sito, e quindi agli effetti di uno scuotimento sismico. Eppure per loro la differenza tra il sisma del 26 e del 30 ottobre è ben nota, è nota perché ne hanno visti gli effetti. Allora c'è un primo punto, mi piace partire da questa considerazione perché è stato estremamente stimolante il sindaco, non avevo dubbi, perché sostanzialmente, ed è un punto che lui ha posto, qua ad esito, diciamo, ad evento avvenuto, come è possibile performare una norma, un testo unico delle ricostruzioni che deve sicuramente prendere, strutturarsi intorno a un dipartimento delle ricostruzioni, intorno a un dipartimento stabile per rispondere anche ad altre sollecitazioni, che prende il testimone del Dipartimento della Protezione Civile, deve essere un dipartimento insediato all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che nelle post-emergenza, nel post-emergenza prende il testimone della Protezione Civile, che invidiato in tutto il mondo fa un ottimo lavoro per quanto concerne la parte dell'emergenza. Quindi il Dipartimento va ad incardinare un testo unico all'interno del quale si potrebbe ragionare con, andando a valutare gli effetti, ovvero attraverso la rete sismo-accelerometrica che è estremamente performante in Italia, andare a valutare qual è stato l'intensità dell'evento, stiamo parlando in questo caso di sisma, area per area, e in base a quello andare a modulare la normativa. Vi faccio per esempio un'idea che ho scritto all'interno di un documento che spero sarà incluso all'interno di un documento. Ad esempio, laddove ci sono state intensità sismiche mediate attraverso una modellazione areale con multiparametrica, un'intensità che ha superato un certo valore dell'accelerazione attesa che i progettisti usano per progettare gli edifici, e l'edificio ha subito danni lievi, dare immediatamente l'agibilità con poco, perché le aree interne si vanno a spopolare anche a causa a volte
di procedure di richiesta di contributi per edifici che hanno avuto pochi danni. Quegli edifici devono essere ripopolati nel tempo più velocemente possibile, anche attraverso un contributo forfettario, dato semplicemente per la riparazione del danno, perché se un edificio ha subito una serie di eventi ed è sostanzialmente ha delle inagibilità di tipo locale, per chi conosce questo mondo sono le schede AEDES B e C, quelle di protezione civile, devono entrare immediatamente, perché di fatto il sisma è stato elemento di collaudo dell'edificio. Ciò attualmente nelle attuali in tutte le leggi speciali che si sono susseguite 2012, 2016, 2009, ciò non è stato così, perché si è data sempre la possibilità di andare a fare poi un progetto che andasse a mitigare le vulnerabilità. E veniamo all'aspetto delle vulnerabilità. Nel momento in cui conosciamo statisticamente la pericolosità, perché voi sapete che il rischio è convoluzione di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. Nel momento in cui noi sappiamo che i territori estremamente, in cui l'hazard, cioè il fenomeno sismico in questo caso, poi mi piacerebbe fare una valutazione anche per gli aspetti idrogeologici che sono anch'essi fondamentali, sono estremamente sollecitati sotto il profilo della pericolosità, forse è il caso di alzare ulteriormente l'asticella in termini di protezione e sicurezza sismica. Cioè questi territori, lui l'ha detto bene il sindaco, ha fatto un altro passaggio di grande valore. Arquata, come Amatrice, non vedevano un sisma importante da molti, molti, molti anni. Quindi di fatto le loro strutture estremamente vulnerabili sono crollate il 24 agosto e sappiamo le conseguenze in termini di perdite di vita umana. Oggi le norme focalizzano l'attenzione soprattutto per sismi di un certo intensità sulla salvaguardia della vita umana. Domanda: forse sarebbe il caso di focalizzare non tanto per i territori estremamente soggetti ad eventi di elevata intensità sismica su un tema di danno? Cioè gli edifici non dovrebbero danneggiarsi molto meno, perché probabilmente la quantità di denaro e risorse pubbliche che si mette in campo in questa fase, che è la fase della ricostruzione, tende ad essere minimale, ma successivamente in caso di evento epicentrale l'edificio non solo salva la vita umana, ma salva se stesso e il suo contenuto. Ciò è pensato per gli edifici strategici, pensate agli ospedali, no? Dove sostanzialmente si pensa soprattutto al contenuto, perché se le strutture dell'ospedale rimangono funzionanti, mentre il contenuto è assolutamente fuori funzione, serve a ben poco. Questa è un'esperienza, questa norma è derivata da un'esperienza californiana del 94, dove in un sisma del 94 un ospedale perfettamente ricostruito vicino sostanzialmente San Francisco ebbe le strutture salve, ma il contenuto talmente danneggiato che ebbe comunque un'inagibilità che procurò il non uso dell'ospedale. Quindi per le strutture strategiche questo appare evidente, ma io credo che bisogna ragionare anche sulle strutture private che non sono sicuramente strategiche, ma che rischiano tra 20 anni, nell'attuale assetto normativo, di danneggiarsi e quindi implicare tutta una serie di conseguenze in termini di risorse pubbliche. Per l'aspetto idrogeologico non è che cambia, noi conosciamo perfettamente in Italia l'ISPRA, ha fatto un lavoro eccezionale in merito alle zone altamente che hanno un elevato pericolo in termini di fenomeni alluvionali o di dissesti idrogeologici in generale. Questo studio andrebbe convoluto con l'esposizione. Purtroppo l'esposizione nel corso degli ultimi 70 anni è cresciuta in maniera abnorme, cioè gli edifici, sono molti più edifici e quindi di fatto la pericolosità, andando a convolvere con l'esposizione e comunque con delle vulnerabilità non certamente risolte, produce comunque degli effetti devastanti. Quindi quello che possiamo fare è sicuramente andare a mitigare le vulnerabilità. Sulla pericolosità sismica c'è poco da fare, su quella idrogeologica si deve intervenire in termini di protezione dell'officiosità dei corsi d'acqua, in termini di protezione dei dissesti, quelli che chiamano debris flow, cioè dei flussi di detriti. Però è chiaro che occorre una compartecipazione di tutti gli enti,
in un'ottica sempre di cooperazione e collaborazione anche l'ente parco, anche le comunità montane, affinché si riesca a mettere in campo degli interventi di mitigazione anche sotto quel profilo, perché guardate, Castel Sant'Angelo sul Nero, come tanti altri comuni dell'entroterra, sono soggetti a numerosissimi, noi ci troviamo a dover risolvere contemporaneamente problemi di rischio sismico, rischio idrogeologico, inteso come rischio alluvionale, cioè che il torrente, il corso d'acqua va fuori alveo e quindi tende ad allagare la zona inurbata, ovvero colate di detriti. Ci sono tutte e tre e ci saranno senza dubbio in maniera, soprattutto questi ultimi due, in maniera ancora più forte nei prossimi decenni. Perché? Perché i fenomeni estremi sappiamo bene che sono una caratteristica dell'andamento climatico degli ultimi decenni, ci sono sempre stati, ma si stanno amplificando, e l'amplificazione di questi fenomeni è ben più nota grazie tra virgolette, a causa di quelle esposizioni di cui parlavo prima. Quindi il problema è complesso, quindi occorre un approccio multiparametrico. Allora, come fare a gestire le risorse pubbliche nel modo migliore affinché si riesca a risolvere un approccio così complesso, un problema di multirischio, diciamo così? Allora, sicuramente il sindaco ha dato diverse sollecitazioni. Il percorso è quello che stiamo tracciando ultimamente. Ci sono alcuni appunti che mi sono riportato. La governance multilivello. Occorre mettere in campo, come stiamo facendo, un approccio di gestione della ricostruzione, ma andrebbe fatto anche in fase di prevenzione allo stesso modo, devo dire, perché poi ci sono tre componenti: l'emergenza, la prevenzione e la ricostruzione. Tutti e tre sono in qualche modo interconnesse, o comunque scelte dell'una ricadono nell'altra. Una governance multilivello in cui vale un principio fondamentale, che è il principio della sussidiarietà. Per molti il principio della sussidiarietà, articolo 118 della Costituzione, significa aiutare. Bene, ed è scritto nella Costituzione, cioè occorre che il governo centrale vada in supporto agli enti locali, comuni, province, regioni, per poter sostenere lo sforzo. Aggiungo che questo deve essere visto non solo sicuramente come condizione necessaria, ma zero sufficiente per portare avanti una mole di investimenti di questo tipo, cioè con la disponibilità delle risorse finanziarie. Perché questo è un problema non soltanto del cratere, ce l'abbiamo anche nel PNRR che stiamo gestendo per le misure del 2009 più 2016, cioè il problema della famosa messa a terra. Lì non è che la struttura centrale mette a disposizione le risorse, il problema è risolto. No, la struttura centrale deve mettersi al servizio degli enti locali, risolvere i problemi quotidianamente con la presenza fisica sul posto, cioè l'anello cruciale della gestione delle risorse a livello di ricostruzione è rappresentato dal comune, dall'ente fondamentale che ha la maggiore ramificazione sul territorio, sia in termini di relazione con le comunità, che è fondamentale, e anche l'intervento dell'architetto Liotta va in questo, le zie, no, che facevo vedere all'interno in quella fotografia, è correttissimo. Cioè bisogna avere un rapporto con le comunità estremamente profondo, e chi lo può avere se non, diciamo, la comunità creata intorno all'ente locale che si chiama comune, intorno al municipio. Conosce le esigenze le esigenze dei cittadini, conosce le esigenze delle imprese locali che vanno sostenute, altrimenti senza imprese non c'è lavoro, se non c'è lavoro non ci può essere vita, perché non è che questi posti si vivono solo perché si va a dormire. Bisogna dotarsi di, e questo il PNRR è fondamentale, di inventarsi, sforzarsi di fare ciò che è stato fatto dall'Appennino nel corso del periodo che va dall'alto medioevo all'età moderna, dove l'Appennino era un popolato molto di più di oggi. Lo spopolamento è avvenuto già inizio Novecento, ma è diventato un'emorragia micidiale nella seconda metà del Novecento, e ancora oggi continua in maniera più attenuata, perché le 72 aree interne individuate dalla SNAI devono essere assolutamente sostenute da un punto di vista anche economico, perché
le zone di pianura e le città sono in debito nei confronti della montagna, un debito di ossigeno, un debito di acqua, un debito di cultura, un debito di biomassa, perché il legno produce biomassa. Allora, è un debito paesaggistico in generale. Quindi, di fatto, bisogna sforzarsi di trovare delle soluzioni. Energie da fonti rinnovabili, idroelettrico, energie da biomassa, economia circolare del legno, l'economia circolare legata alle macerie, quello è un altro problema enorme. Non c'è all'interno di un testo unico un approccio normativo unificato che consenta di gestire le macerie in modo da non avere ripercussioni temporali e ancora peggio, diciamo, sotto profili di responsabilità, perché il tema, il testo unico dell'ambiente 152 del 2006, chi inquina paga, penalmente è il motto, però è un tema di gestione delle emergenze, sia nell'ambito della protezione civile, sia nell'ambito della ricostruzione, va trattato in altro modo, e soprattutto non va trattato pensando di trasportare 3 milioni di tonnellate di macerie in giro per il centro Italia, altrimenti la quantità, il taxonomy report dell'Europa, scusate passo da palle, che rappresenta con le 6 direttive i canali all'interno dei quali le misure di investimento, il PNRR, dovranno essere compliant, rappresentano, oltre al climate change e alle greenhouse emission, alle emissioni di gas serra, rappresentano tutta una serie di elementi che possono essere risolti in diversi modi, e tra queste 6, oltre, diciamo, alle 2 che ho detto, alla parte della risorsa idrica, delle risorse marine, alla conservazione del territorio, c'è l'economia circolare. Quindi l'economia circolare è un tema fondamentale del taxonomy report, del rapporto di tassonomia. Quindi di fatto sono tutti elementi incrociati che confluiscono in una politica di gestione del territorio, alla fine, e anche in misure attuative tecnicamente valide. Quindi le risorse che possono offrire sono, ci sono tra l'altro, sono importanti, e bisogna studiare anche le best practices. Ci sono best practices interessanti per quanto concerne la parte, alcuni centri alpini, non che bisogna fare delle trasposizioni, perché non si può, diciamo, sono territori profondamente diversi, ma ci sono degli spunti sicuramente da poter prendere e da poter rinforzare. Un altro tema importante è la connessione tra le schede AEDES e il diritto al contributo per riparazione dei danni. Io credo che nel futuro, in un testo unico delle ricostruzioni fatto nei periodi inter, diciamo, tra una emergenza e l'altra, bisogna ragionare sul fatto che i beneficiari, passatemi il termine, devono essere in qualche modo resi consapevoli dell'importante contributo, dell'enorme quantità di risorse pubbliche che vengono messe in campo, perché c'è sempre, è sempre un po' nell'indole, diciamo, della società, questo il sindaco sicuramente ne ha contezza più di me, perché vive quotidianamente il rapporto con le popolazioni. Nel momento in cui è dovuto, è quasi come non guadagnato, quindi non c'è lo sforzo di andare a capire che cosa c'è dietro, no? Questo ne abbiamo parlato più volte, sindaco. Allora, è vero forse che nei periodi, diciamo, di pace, così li abbiamo definiti, forse il beneficiario dovrebbe fare qualcosa in più. Dotarsi di un fascicolo del fabbricato non è possibile, e su questo anche il PNRR viene avanti, perché stiamo pensando a un'infrastrutturazione digitale ridondante e secondaria rispetto a quello del PNRR, con il fondo complementare, che possa essere estremamente resiliente nei confronti delle problematiche, diciamo, tipiche del territorio. Sulle pericolosità non mi ripeto, su quella rete possono viaggiare tanti dati anche con tecnologia blockchain, dove i dati possono essere anche, visto che la quantità di immagazzinamento dei dati ormai è diventata enorme, quelli legati, ma non soltanto al catasto urbano, terreni, molto di più al fascicolo del fabbricato, che può avere anche all'interno la classe energetica, acustica o sismica dell'edificio. Io credo che chi fa questo debba essere premiato di più di chi non lo fa,
perché è comunque un atto, diciamo, ci sono, la Costituzione giustamente dice che la casa è un diritto costituzionale, però ci sono anche di fatto dei doveri da parte dei beneficiari che non possiamo, a cui non si può prescindere. Quello sarebbe un volano enorme anche di interesse maggiore del beneficiario. Tra l'altro credo che forse inserire una piccolissima percentuale di contributi, ho sempre detto che la parola contributo indica una compartecipazione che non c'è, una piccola 3-4 punti percentuali di quel contributo, il beneficiario se li mette in campo l'attenzione, mette in campo, come dire, è un dono che fa alla pubblica amministrazione e viceversa, e ne riceve, perché di fatto mette in campo l'interesse che a volte manca, e il sindaco lo sa molto bene, così come tanti altri, lui forse più degli altri, perché di questo ci vuole un po' di sensibilità nel capire che non è necessariamente tutto dovuto, no? Non si risolve sempre mettendo le risorse, quello è una condizione necessaria ma non sufficiente per risolvere i problemi. Vado un pochettino velocemente a chiudere. La determinazione del livello operativo. Allora, il livello contributo, pensate, oggi viene valutato per tutti i sismi 9, 12, 16 dal tecnico, dal privato, e il sindaco lo sa, nel 2016, siamo a distanza di 5 anni, molti tecnici ancora non hanno definito il livello, si chiama operativo, che è la convoluzione di danno e vulnerabilità, da cui discende un costo parametrico e euro al metro quadro per determinare il contributo, che sarà a funzione della dimensione dell'edificio, non ex ante, ma quello che andrà a realizzare. Accelero. Che cosa si potrebbe fare? Questa attività andrebbe fatta dal famoso Dipartimento della Ricostruzione, che parallelamente al Dipartimento di Protezione Civile, che mette in campo squadre con tutte gli accordi con la rete delle professioni, eccetera, eccetera, le schede, le famose schede AEDES, che servono per avere, nella situazione di emergenza, quando la terra ancora mi scuote sotto i piedi, qual è il livello di devastazione, quindi qual è il livello, diciamo, di servizio e di supporto alla popolazione che non può rientrare in casa. Quello è un'attività imprescindibile, ma parallelamente deve partire una serie di squadre che, andando più nel dettaglio, ma sulla falsariga delle schede AEDES, perché il danno è danno, non è che cambia angolazione, se devo stare in casa il danno è X, se invece devo avere i contributi dallo Stato il danno è Y, parliamone. E quindi su questo, anche qui, bisogna mettere in campo una serie di squadre, che è lo Stato che dice: guarda, questo è il danno e vulnerabilità, questo è il contributo che puoi avere, ma lo so non dopo 5 anni, perché il tiraggio economico di una legge di fine anno, di una finanziaria, non posso, diciamo, andarla a maneggiare a novembre di ogni anno, perché non ho avuto i dati precedentemente, perché così facciamo, e il sindaco lo sa, tutti gli anni, a ottobre, a novembre, in finanziaria si va a valutare qual è il bilancio, cosa c'è nella bilancia economica. L'individuazione di zone colpite dal sisma in modo differente, l'ho già detto, c'è una rete matura gestita dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, possiamo conoscere nel dettaglio a livello areale qual è stato lo scuotimento sismico e prendere delle decisioni politiche. Per cui questo si tratta, cioè si parte da dato scientifico e si prendono delle decisioni, qual è il territorio incluso o escluso da certi tipi di differenziandoli in funzione del danno. La gestione della macerie, ho detto, le soluzioni abitative. Il 2016 è tale quale al 2009, progetto case. Noi in questo momento col PNR ci stiamo ponendo il tema di dare una risposta a questa domanda: che cosa faremo del progetto case? E quella, una risposta la si sta trovando col servizio civile universale. Il progetto case sarebbero le famose palazzine realizzate intorno all'Aquila nel 2009. Che cosa faremo delle soluzioni abitative emergenziali, tra virgolette, temporanee, del 2016? Ci sono 3.800 soluzioni abitative emergenziali distribuite su aree, ciascuna area a volte chi ha 40 soluzioni, chi 50, il sindaco ne ha alcune anche più grandi, eccetera, eccetera, disseminate su tutto il territorio. E quello è un altro tema fondamentale. Quindi, diciamo, in fase di prevenzione va benissimo le condizioni limite di emergenza e quindi piani comunali per le zone di affollamento delle persone, le vie di accesso, i fronti degli edifici che non devono crollare sulle strade dove ci deve essere le infrastrutture fondamentali per il passaggio dei veicoli emergenziali. Ma che cosa succede alle zone che andiamo a inurbare? E soprattutto cosa faranno dopo quelle zone inurbate? Quindi questo è un altro tema a cui non do una risposta, ma sicuramente è un tema troppo complesso. Vado a chiudere.
E guardate, sono troppe le cose, però anche qui, per esempio, sui temi energetico-ambientali, io credo che una ricostruzione debba essere attuata sempre e comunque, proprio perché i rischi sono tanti e l'ambiente oggi è al centro, il clima è la nuova pandemia, l'adattamento ai cambiamenti climatici, poiché i cambiamenti climatici ci sono sempre stati, tranne che oggi abbiamo una, diciamo, una misura del dato che è milioni di volte più potente rispetto a qualche decennio fa. Voi pensate soltanto, un tempo non misuravano mica la temperatura negli oceani. Gli oceani sono, vi faccio solo così qualche suggestione, gli oceani rappresentano il 70% della superficie, diciamo, della geoidrosfera, cioè un'idrosfera che ha una superficie molto più estesa della geosfera. I dati non esistevano, non esistono ancora in profondità nell'oceano, se proprio aggiungo. Quindi, di fatto, oggi abbiamo una maggiore contezza di ciò che sta succedendo, ma il clima è sempre cambiato. Però ci dà anche una capacità di poter fare delle previsioni, cioè noi sappiamo oggi con una certa certezza dove, che cosa, come il clima impatterà sul territorio. Allora la mia domanda è: anche le ricostruzioni devono tenere in conto dell'adattamento ai cambiamenti climatici? Perché se una valle è destinata a essere, a causa di, faccio per dire, precipitazioni eccessive in quell'area per questioni orografiche, eccessivamente sollecitata, non è detto che si debba necessariamente realizzare lì ciò che c'era prima. Quindi il dovere, com'era, in una politica di adattamento ai cambiamenti climatici è impensabile. Quindi di fatto bisogna adattare, diciamo, una nuova conformazione eventualmente, qualora ci siano queste esigenze, anche non soltanto il rischio geomorfologico, i fagli attivi e capaci, molti sanno di quello di cui sto parlando, ma anche gli aspetti di adattamento ai cambiamenti climatici, che rappresentano oggi e ancora di più nel futuro, sempre a causa della capacità di maneggiare il dato, un elemento cruciale. Ecco, quindi ho colto alcune delle suggestioni, ho preso un po' di tempo, è lunedì 10, termino, e lascio la parola, non so se a Suracio o al professor Balzani, per l'ultima. Io ringrazio molto il commissario Loffredo, che ha portato in campo quello che è un allargamento della dimensione, cioè a partire dagli stimoli che sono stati posti, e credo che possa essere interessante ora, approfittando della presenza del professor Balzani, che anche sulla base dell'esperienza delle sisme Emilia-Romagna e poi tuttora porta avanti, come dicevo prima, delle esperienze che precipitano un po' più sulle cose, sugli oggetti, e che ci potrà raccontare quello che anche può essere il ruolo delle istituzioni universitarie, ad esempio, nel cercare di costruire cultura attorno a questi casi. Mi piacerebbe poi, in conclusione, ritornare su Salvatore Giolliotta per provare a fare in qualche modo una sintesi rispetto, sempre tornando sull'esperienza che lui ci ha raccontato, del fatto che siamo esplosi, diciamo così, ad una dimensione maggiore, siamo andati a parlare delle norme, ma c'è tutto uno spazio di azione, che secondo me il caso di Favara ci ha raccontato bene, che può essere messo in atto, e forse su quello possiamo iniziare a provare a costruire delle esperienze nuove. Quindi lascio la parola al professor Balzani, che ringrazio per la pazienza, è stato spinto in avanti fino alle 13:10. Grazie ancora. Grazie Nicolò. Ma allora, intanto, io sono co-direttore in questa veste, perché faccio tante cose, come sapete, ma in questa situazione sono co-direttore di una accademia internazionale che si chiama After the Damages, che non è didattica istituzionale, coinvolge 5 continenti, 60 nazioni, si collega a centinaia di specialisti nel mondo, sia con un comitato scientifico internazionale, e forma durante delle summer school, dei focus, dei periodi che durano tutto l'anno, colleghi che sono già o dottori di ricerca o specialisti, membri delle istituzioni pubbliche, su questa tematica dell'after the damages, che noi abbiamo, come dire, anticipato, ma la pandemia è stata soltanto un'occasione per dare divulgazione in rete di questa operazione di integrazione e di inclusività culturale, che ha anticipato un processo che noi vedevamo in corso dopo il sisma del 2012. L'Emilia Romagna portava con sé
un capitale di conoscenze che volevamo trasmettere e mettere a disposizione anche di un confronto critico, molto onestamente. Quindi l'Agenzia della Ricostruzione dell'Emilia Romagna, il Ministero, il MIC, le principali università della regione, perché sono coinvolte tre università importanti, quindi è una serie di reti molto forti che coinvolgono anche il cluster build della regione, quindi l'aspetto industriale, hanno creato questa condizione di scambio. Siamo già alla seconda edizione, adesso ne creeremo una anche quest'altro anno, che è un po' il decennale del sisma dell'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna, come si è detto, ha un'esperienza un po' diversa, sia a livello di governance che a livello di impatto. Fu stato il più grande sisma industriale italiano, sappiamo, ha coinvolto il sistema industriale della pianura, ha messo in rete 400 piccole realtà costruite. Ecco, questo tema, per esempio, mi è piaciuto molto, ecco, facendo un confronto tra Castel Sant'Angelo sul Nera e Favara, questo mondo degli dei minori, ecco, i figli di un dio minore, no? Aspetta, c'è anche un bellissimo film. Ecco. L'Europa è tutta figlia di dei minori, ricordiamoci, non è l'Italia. L'Europa è una struttura fondamentalmente medievale come struttura di territorio, potrebbe stare nel pieno del romanico, no? Della cultura preconciliare, se vogliamo anche dirla dal punto di vista religioso, quindi con una visione molto inclusiva sul piano dei modelli, del simbolo. E questa rete, che è stata costruita con grandissima abilità nei territori, è sottile ed è delicata, è fatta con precisione, lo sa benissimo il sindaco, no? Reti che si sviluppano nei territori fragili, diremmo oggi, ma che non lo sono stati, anzi erano tutt'altro che fragili nelle culture precedenti alla nostra. Poi noi abbiamo negli ultimi, come dire, 20-30 anni concentrato il potenziale progettuale di investimento nelle aree metropolitane, che poi metropolitane a scale territoriali, chiaro che per ci sono regioni, le Marche sono una grande regione policentrica, non hanno una potenza metropolitana aggregante, no? Posso dire che il capoluogo di regione forse è meno, come dire, eccellente dal punto di vista del suo potenziale di riferimento degli altri poli come Macerata, Urbino, no? Quindi Ascoli. Quindi le Marche sono proprio l'esempio straordinario del policentrismo funzionale di un territorio. Io credo che lo siano stati e lo possono dimostrare quotidianamente. E questo potere, che è un potere, perché è un potere resiliente, quindi diciamo, no, di resistenza e di apprendimento, perché prende le condizioni di sfortuna e le catalizza in dei potenziali di trasformazione, mette poi in relazione i temi della politica, perché poi alla fine le parole del sindaco, ma anche le parole di Liotta, in qualche modo, quando si confronta con la realtà difficilissima, no, del confronto sterminato, della esterminante, distruttivo della mala politica e delle infestazioni di ordine delinquenziale mafioso, no, quanto è difficile operare in questa qualità. Ecco quindi che il tema della governance è centrale. Centrale, ma lo si capivano anche dalle parole di Loffredo, no? Che poi agiscano con reinterpretazioni di modelli normativi, di politiche su misura, come chiedeva il sindaco, o di strategie, come dire, di grande potere di organizzazione, come ha mostrato l'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna ha messo insieme una governance molto, molto funzionale alla ricostruzione. Adesso la stessa know-how dell'agenzia si sta valutando che possa diventare, alla fine del 22, insomma, celebreremo il decennale, siccome il grosso è stato fatto, anche qualcosa che invece possa diventare quello che chiedeva Gianluca, no? Una sorta di modello di utilizzazione di competenze verso il tema dei centri minori, perché è lì il grande tema, sono i più fragili anche nelle aree del nostro Appennino. Il nostro Appennino non è stato colpito in maniera forte dal sisma, ma noi in Romagna abbiamo due grandi scommesse: il sisma mare, potenzialmente evocato negli ultimi 100 anni, che se colpisse la costa romagnola, provate a immaginare cosa genererebbe, e il sisma della rete di continuità della struttura appenninica, che è un po' un filo di continuità con quello
che ha vissuto in Italia centrale, che vede già le Romagne, come dire, estremamente esposte, no? Poi sappiamo che lì sono stati fatti grandi piani di recupero, c'è stato un investimento negli anni molto forte da parte della regione, c'è una grande attesa, diciamo, no? Anche di resilienza dimostrabile, però è così, insomma, l'Italia ha questa realtà che deve condividere. Io poi credo che questa realtà abbia a che fare molto con noi, no? Con il nostro modo di affrontare le cose, non con delle condizioni di fortuna o sfortuna che possono capitare. Che fare con noi, nel senso che noi siamo un paese fatto così, un paese che ha queste caratteristiche, abbiamo 2000 anni di terremoti certificati e non abbiamo risolto il problema. Sembra un po' strano, no? Che dopo 2000 anni di terremoti che sono certificati tra vulcani, terremoti e alluvioni, noi siamo qui a porci delle domande legate al destino e alla mala sorte, qualcosa di abbastanza irrazionale. Torniamo però al discorso dei modelli. Allora, i modelli interessanti presentati anche dagli OTAN nella prima comunicazione, in qualche modo presi in considerazione dal nostro Nicolò, sono modelli trasversalmente importanti, perché vedono, come dire, la debolezza, la riduzione di presenza della dimensione del progetto a fronte di un grado di partecipazione molto più esteso della identità della comunità. Poi a questo punto dell'identità bisogna stare attenti, perché identità è una parola ambigua, ambivalente, prevede la riconoscibilità. Io parlerei più di tradizioni, no? Di coinvolgimento di tradizioni che poi devono trovare anche una loro rigenerazione, come si è dimostrato a Favara. Ecco, ci sono tanti modelli. Io Favara l'ho visto molto simile al modello di San Sperate nel Cagliaritano, che anni fa, Pinuccio Sciolla, che è scomparso, è stato uno dei grandissimi portatori della cultura muralista in Italia, lanciò questa grande tradizione dell'intervento muralista nel piccolo comune di San Sperate, che diventò quello che in qualche modo fa anche Favara, no? Qui ti sceglie una tematica artistica, la ricoinvolge probabilmente nel modernismo, nel presentismo, direbbe Bartók, no? Dell'azione del quotidiano, perché l'attività di Favara è molto presentista, no? Non si coinvolge in questa dimensione del presente e futuro e accelera in un'identificazione quasi nolliana, no? Di avere dei luoghi di rappresentazione in una carta romana di eccellenza. Oppure penso a Estenso Suar di Saragozza, scala diversa, però bellissima. No? In quel caso il modello era un modello che andava sempre nei residui, perché il grande tema è quello dei residui, del terzo paesaggio di Gilles Clément, no? Di questo tema del luogo che nessuno vorrebbe, dei disastri, dei residui, dei degradi che diventano gli oggetti di valore. A Saragozza si fa una politica che è stata premiatissima in quel caso lì, dove invece i processi di rigenerazione a bassissimo costo, che utilizzano in questo caso più lo spazio del tessuto connettivo, altro tema fondamentale, no? Lo sappiamo anche nel sisma, il tessuto connettivo diventa l'elemento di rivitalizzazione dei centri. Noi ci concentriamo sull'edificato, ma se non c'è il tessuto connettivo, poi avere gli organi e non avere il tessuto non ci fa vivere, come sappiamo bene. A Saragozza si sperimenta questo modello, che è tutto indirizzato all'occupazione di persone che hanno perso il lavoro temporalmente. Quindi si parte da un investimento collegato ad attività che possono occupare persone per andare a rigenerare a basso costo spazi e contesti che attendono, come direbbe Clément, una seconda stazione di vita. Liotta l'ha dimostrato dicendo: ma lì alla fine il progetto non viene. Allora l'uso temporaneo, la gestione del transitorio è importantissimo, perché l'abbandono non è mai un vero abbandono. Nel senso che qualcuno ci vive dentro, no? Gli animali, la natura. A volte Clément diceva, questo grandissimo paesaggista francese, che andare a aprire queste zone abbandonate dimostra che la natura ha una rigenerazione molto più forte della nostra. Allora, seguendo queste regole della natura, uno potrebbe dire: perché non usiamo il temporaneo, il transitorio, per tenere in vita dei modelli di convivenza o di relazione sociale che simulano anche un modello di utilizzo che, quando ci saranno le risorse e i risultati, potranno offrire una possibilità anche di mantenimento del valore, perché l'abbandono poi, no, fa cadere il valore immobiliare, mentre una potenzialità di utilizzo la rende esplicita.
Quindi anche questo aspetto, secondo me, tra le parole di Liotta, ma anche del, come dire, del piacere di configurare le proprie realtà amministrative, credo sia apparso. Quindi teniamo presente che questo transitorio è un po' la condizione di vita della nostra realtà oggi. Noi non siamo al centro di qualcosa, siamo continuamente in vibrazione rispetto a. Il presentismo ci rende, come dire, tutti concentrati su questa realtà. Il futuro è concretissimo, il futuro sappiamo già quello che accade, il cambiamento climatico, è come se il futuro fosse presente e il passato non fosse strumentalizzato agli obiettivi della nostra realtà. E su questo il tema della memoria, delle metodologie, è invece molto importante, perché in realtà il passato non è vero che è strumentalizzato sul presente, il passato è là che, come dire, racconta, come il viaggio di Ulisse, tutta la reinterpretazione di una cultura millenaria, stratificata, no? Come avete raccontato un po' tutti, che vorrebbe avere, come dire, una rappresentazione concreta, un proprio Omero, no? Una propria potenzialità di senso, di significato. In Emilia Romagna, per esempio, durante il sisma sono partiti questi progetti di partecipazione, uno curato anche dall'IBC, che adesso è integrato nella direzione del patrimonio, un progetto Crateri, andato in rete, credo che sia stato anche presentato nelle fiere a Ferrara, in cui questo tema della partecipazione all'evento che ha trasformato i territori in una logica di valorizzazione è molto coerente. Forse è quasi più interessante capire cosa fanno le persone di quello che fanno gli edifici, come sappiamo, no? Noi siamo... Gli edifici sono il luogo per l'anima, fondamentalmente, come diceva Plotino. Se noi crediamo che gli edifici fossero un luogo di interessi di grandi architetti o di personaggi che arrivano a raccontare le proprie storie, perdiamo il valore della continuità. Teniamo in azione il presentista, ma il presentismo poi è difficile far attecchire questa fragilità del significato se non è incubata. Quindi il mantenimento, la cura, come mi piacerebbe sentire dagli Otto dopo se vuole rispondere, il mantenimento e la cura di quelle attività che hanno un grande sapore presentista, direbbe Bartók. Allora come si sviluppa? Cosa succede dopo quando vanno via? Perché un conto è tenere sempre accesa la telecamera e sempre efficiente il modello, ma quando il modello giustamente scema, cosa succede in questi bianchi accelerati di qualità? Si aggrega il luogo dell'anima? Cioè qual è lo sforzo che invece va a consolidare il luogo dell'anima? A parte lo spirito di finanziamento del conto corrente, che sarebbe bellissimo, ma sappiamo essere molto complesso. Ecco, questo è un grande tema, perché noi abbiamo capito da tanto tempo che il mantenimento e la cura, la pandemia si è dimostrato che è la cura il valore del processo, non è il vaccino, no? La cura non è il vaccino, come sapete, no? La cura siamo noi nella realtà con quello che ci accade, come ci trasformiamo nel nostro pensiero, nel nostro vivere, nella nostra relazione con gli altri, no? Questo distanziamento di ragionamenti che potrebbero essere occlusivi o nubilanti. Allora in questo io credo che sia importante porsi anche questa domanda. Grazie dell'ascolto. Grazie a lei davvero, perché credo che abbia magistralmente ricucito i fili di un discorso che secondo me ci riportano di nuovo, come speravo, da Salvatore John, nel senso che penso che sia un ottimo stimolo per mettere in campo alcune considerazioni sull'esperienza anche personale che tu hai avuto e provare ad accendere magari delle possibili scintille rispetto a quello che si potrebbe fare in casi come quello di Castel Sant'Angelo sul Nera. Grazie Nicolò per la parola. Io ringrazio il sindaco, ringrazio il commissario Loffredo per gli interventi che parlavano, no, di grandi prevenzione dei rischi, vulnerabilità, terremoto, e soprattutto della sintesi fatta dal professor Balzani. Se all'inizio del mio intervento vi avessi mostrato probabilmente le foto delle macerie senza raccontarvi che si trattava di un accumulazione dovuta all'abbandono, crolli e a disattenzione sia del pubblico che del privato, probabilmente voi avreste pensato che si trattava di un terremoto. Alla fine quello che ci accomuna in questo racconto sicuramente sono due cose, sono le macerie e le rovine,
che abbiamo in qualche modo abbiamo vissuto entrambi. Ora, il fatto è questo: cos'è che ha prodotto queste macerie? Cosa ha prodotto queste rovine? E soprattutto cosa si è fatto dopo per risollevarsi e andare avanti? Il sindaco diceva, è stato il 29 ottobre, una data precisa, in cui c'è stata questa scossa di terremoto. Probabilmente a Favara questa data precisa non ce l'abbiamo, nel senso che è stata diluita nel tempo, è stata diluita in 30 anni di disastro probabilmente e di non risposta, di assenza dello Stato italiano. Vi faccio un esempio, le scuole medie, le scuole superiori dove andavano a scuola gli studenti si trovavano all'interno di condomini, perché non erano state mai costruite delle scuole. Quindi se a qualcuno che è andato a scuola negli anni 80, negli anni 90 e anche nel 2000 a Favara, gli chiedo com'era la tua scuola, mi direi che era un appartamento. Quindi la rappresentazione dello Stato italiano, il momento più alto, secondo me, di civismo, è rappresentato da questa immagine, di quella che è un appartamento. Quindi quando parliamo di prevenire, o di vulnerabilità, è chiaro che stiamo parlando di un piano di ricostruzione, ma cosa ha prodotto la macerie? Nel caso del terremoto sappiamo che è la natura. Ci possiamo fare qualcosa per prevenire terremoti? Probabilmente no, possiamo fare qualcosa per costruire meglio. Nel caso di Favara, chiaramente non è stato un terremoto, è stato altro, sono stati fattori umani. Quindi lì c'è sicuramente tutta un'opera di prevenzione e per rispondere a quello che diceva il professor Balzani su Bartok, il presentismo, eccetera, non ho parlato della scuola di Prime Minister, questa scuola di politica per le donne, perché così fra le varie attività l'ho tralasciata, però è uno dei momenti più belli, va avanti da circa 3 anni, si prepara una nuova classe dirigente. Non ho parlato nello specifico di questo festival di nuove energie adolescenziali o della scuola d'architettura dei bambini. Scuola d'architettura dei bambini è forse la cosa più bella che abbiamo fatto in questi anni a Favara. Sono da circa 6 anni, 6 edizioni, e insisto sul fatto che se un giorno le nuove generazioni probabilmente avranno cura della cosa pubblica, è anche grazie al fatto che qualcuno racconta quanto può essere bello interessarsi della cosa pubblica. Quindi per rivenire a questo discorso delle macerie, delle rovine, questo è quello che ci accomuna. Noi il nostro terremoto abbiamo deciso che è stato nel 2010 perché è stato l'anno in cui abbiamo cominciato a ricostruire, ma questo terremoto è durato forse 30 anni, forse 40 anni, perché la popolazione chiaramente l'abbiamo persa, abbiamo perso lavoro. Io tra l'altro sono nato nel 76 a Udine, quindi 3 mesi dopo il terremoto, febbraio, maggio c'è stato il 76, ne ho vissuto uno devastante, quello dell'11 marzo 2011 a Tokyo, tsunami, terremoti. Siamo andati nelle zone colpite dal terremoto a più riprese a fare volontariato con l'ambasciata italiana in Giappone, a cucinare per le persone, a portare delle cose, e stiamo continuando dopo anni ancora a lavorare su queste zone disastrate dal terremoto. E una delle cose che non scorderò mai è che le persone avevano perso tutto, avevano perso la casa, avevano perso probabilmente l'intimità, avevano perso la dignità di essere persona, perché erano messe dentro delle palestre tutti insieme. Però quello che più gli mancava era il lavoro, era il fatto che non avessero dove andare a lavorare. Perché dimostravo anche quei dati alla fine della mia presentazione? Dico che cos'è, come possiamo misurare il fatto che un intervento abbia o meno avuto successo? Perché sì, va bene invitare gli artisti, va bene invitare l'arte o l'architettura come strumento per valorizzare un territorio che è stato colpito da un disastro, naturale o meno. Ma il fatto è quello che se questa rigenerazione produce o meno opportunità di lavoro, perché alla fine è il lavoro che dà dignità alle persone. Il fatto che vi sia la casa è fondamentale, il fatto che vi sia un luogo dove abitare è fondamentale, ma se non è accompagnato da altre qualità che fanno l'insieme della vita delle persone, il solo fatto di avere una casa è importante, ma fino a un certo punto.
Ora, mi veniva in mente, no, dopo l'intervento, fra tutte le varie sollecitazioni evocate dal commissario Loffredo sull'approccio multiparametrico, sulla prevenzione dei rischi, eccetera, su che cosa ci facciamo con le macerie, se le ricostruiamo oppure no. Proprio in questi giorni ero in giuria per una tesi di laurea e parlavamo di economia circolare. Strano a dirsi che il primo secolo in cui non abbiamo riutilizzato i materiali di costruzione è stato il XX secolo. E l'impero romano aveva una legislazione di riutilizzo dei materiali. Un sacco di chiese di Palermo, ma come probabilmente tantissime altre chiese in giro per l'Italia, non sono costruite con dei materiali di cava di primo utilizzo, ma sono costruite con dei materiali che vengono probabilmente da altre chiese, da altre costruzioni. Una mostra bellissima, Paria Haussmann, tenuta 2 anni fa al Pavillon dell'Arsenada, paragonava le costruzioni odierne, col cappotto termico, con tutti gli isolanti, eccetera, con le performance energetiche e climatiche della costruzione osmaniana, che era fatta da soltanto 2 elementi, la pietra di taglio e l'intonaco. In pratica ci siamo resi 2 elementi contro minimo 17 elementi che compongono poi, no, tutto lo strato con le vitine che vengono da fuori, eccetera, probabilmente dalla Cina, non sappiamo da dove, quindi con un impatto sulle energie utilizzate. In pratica questi due sistemi hanno parità di efficienza energetica, quindi ci siamo inventati un sistema complessissimo per avere praticamente le stesse performance energetiche di materiali che non possiamo riutilizzare molto probabilmente. Ora, per ritornare a Favara, quello che io vi ho mostrato probabilmente sono i 10 anni post terremoto, quello che è una comunità stanca, una comunità che ha vissuto 30 anni di terremoto a fuoco lento, ma il risultato è lo stesso probabilmente. E mi viene in mente il parallelismo con questo libro bellissimo di Yuval Harari, che parla degli effetti del capitalismo sulla società contemporanea. Sono paragonabili a quella di una guerra. Una guerra avviene subito, gli effetti sono visibili in modo istantaneo. Quelli probabilmente del capitalismo aggressivo che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, altrettanto, non sono visibili in modo lampante come quelli di una guerra con corpi lacerati, ma altrettanto devastanti, per perdita di lavoro, per tutta una serie di effetti che implicano poi, no, certe misure economiche sul modo di vivere e sulla società, dalla delocalizzazione, dal fatto che ormai siamo diventati una società di consumisti che non produce più nulla, perché tutto quello che consumiamo viene da altri posti dove le cose le fanno. Quello che abbiamo fatto a Favara è stato quello di poter ricucire un tessuto urbano lacerato, ma che è lo stesso problema probabilmente che avete voi a Castel Sant'Angelo sul Nera, o in tanti altri paesi che hanno vissuto questo stesso problema. Quindi anche il presentismo, no, di Bartok. Noi le telecamere le accendiamo, ma anche le spegniamo, preparando poi quello che sarà il futuro. Ora, chiaramente tanto resta da fare. Il fatto di poter fare, di continuare a tenere alta l'attenzione, di coinvolgere le persone, come raccontavo, di non cercare nel turismo la ragion d'essere di Favara, ma soltanto un complemento, ma quello coinvolgere le persone private, visto che comunque c'è stato un pubblico che non ha mai dato risposta, lo dico in modo forte, l'assenza dello Stato italiano a Favara è stata conclamata, 30-40 anni non si è mai costruita una scuola, la gente va via, le scuole che avremmo dovuto costruire giù forse sono state costruite in altri posti, perché comunque gli studenti non c'erano più, ma andavano via i loro genitori, andavano a cercare lavoro, eccetera. Ecco, tutto questo rappresenta delle macerie che sono diventate per noi i mattoni con il quale stiamo cercando di ricostruire una comunità assolutamente, cioè, senza un obiettivo. Favara 2030, Favara 2050, il sindaco lo diceva. Qual è la nostra prospettiva? Dove stiamo andando? Ecco, lì ce lo stiamo cominciando ad immaginare. E non è un sogno, è una realtà, è un progetto, ecco, siamo passati al fatto di dire ma è un sogno quello che ci stiamo immaginando o è un progetto? È un progetto, ci sono delle enormi difficoltà, ma è bella la sfida, stiamo portando avanti.
Grazie Salvatore Giorno. Faccio una considerazione molto breve, poi mi piacerebbe lasciare prima dei saluti la parola al sindaco per anche insomma commiatarci nel modo più opportuno. Io penso questo, c'è una cosa che insomma ritorno nella storia del pensiero occidentale in maniera sistematica, almeno da Nietzsche in poi, l'idea che nel presente si manifesti nel passato soltanto ciò che è rilevante. La sensazione, il professor Balzani ha citato anche Hartog, la sensazione è veramente che la malattia del nostro tempo presente sia un po' questo presentismo, cioè questo cercare di manifestare nel passato ogni cosa e sottostare a quello che lui definisce un regime di storicità che ci porta nella condizione per cui non riusciamo a fissare delle priorità. E molto spesso le comunità diventano l'ultima in fila, no? Di quelle che sono le possibili priorità, perché prima ci sono molto spesso le risorse economiche, le scelte politiche, le scelte amministrative, le leggi, le regole e così via, e alla fine la comunità rimane al fondo, le persone rimangono per 10-15 anni a vivere in case temporanee, e che non è tanto il problema della casa temporanea in sé, ma l'assenza di quelli che erano i punti di riferimento per la loro vita. Io credo che quello che Favara è riuscito a fare in maniera straordinaria è stato proprio senza rifare ciò che era, ma assieme alla comunità ricostruire un nuovo punto di riferimento in quei luoghi che però avevano un valore in quella memoria, e quindi quel passato lì si ha saputo rimanifestarsi nel presente in una maniera nuova, no? In quel superamento di ciò che era per arrivare a qualcosa di nuovo, che però del passato si porta dietro un bagaglio. Molto spesso, per quello che sto avendo modo di vedere io, nelle condizioni post-sismiche più recenti, e quindi il caso anche di Castel Sant'Angelo sul Nera, anche un po' per quella mancanza di continuità di cui il sindaco parlava prima, quindi tecnici che arrivano e poi sono costretti ad andare via o vanno alla ricerca di occasioni giustamente magari più stabili e migliori, questo non aiuta a ricostruire le comunità, che è un'operazione di straordinaria difficoltà e che però storicamente è estremamente legata all'architettura. Le città le hanno costruite le persone che ci vivevano, anche i monumenti li hanno costruite le persone che lì vivevano, le grandi chiese gotiche sono state costruite dalle persone di quei territori, no? E quindi la storia del nostro territorio è quella ancora più visibile, particolarmente visibile oggi in quelle che chiamiamo aree interne, ma che a me piace più immaginarle come tutto ciò che non è metropolitano, perché l'area interna è di nuovo un'altra etichetta che poi diventa una gabbia nella quale siamo costretti, perché allora io ho un pezzo di territorio comunale che lo è, un pezzo che non lo è, il comune di fianco lo è, io non lo sono, e allora si creano ancora divisioni, no? Anziché cercare di costruire racconti inclusivi come quello che Salvatore John ci ha raccontato. Io penso, prima di lasciare la parola al sindaco, che una cosa che potrebbe essere estremamente di valore, che potrebbe produrre un grande valore, sarebbe non limitare a questi incontri un'interlocuzione che potrebbe crescere e portarci a costruire delle occasioni di confronto, magari anche sul territorio, che credo che potrebbe, che è quello che certamente Silvano Arcamone ha immaginato quando ha immaginato racconti di architettura, e che secondo me può portare un valore aggiunto, perché tante sono le storie che, molte anche prendendo spunto proprio da Favara, hanno costruito sui territori delle esperienze di valore e che portano un interesse che poi rimane stabile, che non si sfarina nel tempo. I tempi di applicazione dei piani, come giustamente il sindaco ci ha detto e come anche il commissario Loffredo ha sottolineato, i piani ci sono, il piano di Boeri, Castel Sant'Angelo ha avuto la fortuna di un raggruppamento significativo con delle grandi capacità culturali e progettuali, ma i tempi di trasformazione secondo i piani sono lunghi, non abbiamo più il potere. Salvatore Giorno ha citato Osman, non abbiamo più quel potere così forte, forse per fortuna, che può imprimere su una città o su un luogo una forma in un tempo così rapido. Nel frattempo, come giustamente sollevava il professor Balzani, bisogna pensare di fare qualcosa, e quel qualcosa deve provenire dal tessuto culturale e professionale, tecnico del paese. E questo evento voleva un po' sottolineare questo, e grazie a voi credo che ci sia riuscito a sottolineare questa opportunità, questa occasione. Sindaco, lascio la parola a lei anche per andare un po' a chiudere. La ringrazio, troppo onore. Che dire, è stato intanto un convegno interessantissimo e credo che emerge una grande, intanto complimenti al professor Liotta che è ritornato alla sua terra natia, è riuscito con tenacia, con capacità, ma tanta, credo con tanta forza, tanta veramente tenacia, perché chissà che nell'area interna, nei piccoli paesi, ci vuole una forza interiore che molte volte sei costretto quasi a dire basta, non gliela faccio più, poi ti ricarica, credo che siano i sentimenti che si passa a tutti, poi l'amore per la cosiddetta terra natia ti porta a dire proviamoci, poi primo risultato, uno si rincoraggia di nuovo, poi si vive una notte di dolore, poi si vive un momento di speranza, questa è la vita che purtroppo, però quello che è bello, il professore
anche il professor Balzani ha fatto la sintesi, che abbiamo dei numeri enormi noi italiani, bisogna che ci auto... siamo veramente bravi. Il problema è che molte volte, lo dico, da un... non posso dirmi politico, io sono un amministratore di condominio che questa era la terra dei miei nonni, questa è stata la terra dei miei genitori, io sono nato a Roma, si sente, non ho imparato il romano, però sono figlio di emigranti, che è ritornato, vivo in un'altra città, non vi dico dove, se no mi rinchiudete per pazzia pura, perché sono soltanto un pazzo. Questa è quella che molte volte ti fa calare e poi ti fa crescere. Però bisogna fare un appello, che la politica, che è il bene comune di tutti, si riappropri del proprio ruolo e non la smetta di fare una ricerca continua di voti e di consensi, ma dia delle risposte alle future generazioni. Perché ci sono personaggi importanti che, anziché, diamo un segnale alle future generazioni. Lo dice uno che è nonno. Quindi oggi è stato bellissimo ascoltarvi. Credo che questo scambio interculturale a tutte le latitudini, ormai questo ci consente di sentire un Parigi professor Liotta e a Milano e a Torino chiunque di noi. Allora mettiamo a sintesi queste nostre capacità e la politica si riappropri del ruolo di scegliere, perché quando andiamo a votare la democrazia delega, però non delega solo per le immagini e per fare, delega per saper scegliere e per dare un risultato importante alle future generazioni, e che la storia, una volta tanto, prendiamo di riferimento e miglioriamola, adattiamola ai nostri nipoti e ai nostri figli. Comunque grazie per aver assistito a un convegno interessante che sicuramente arricchisce di cultura e ci fa conoscere meglio a tutti quanti. Grazie, saluto il professor Balzani, grazie veramente a tutti, saluto l'amico Gianluca che lo vedo quotidianamente e grazie a lei architetto, a lei e ad architetto Alcamone per avermi invitato. Buona giornata e buon proseguimento. Grazie a voi tutti, ci siamo abbondantemente dilungati oltre l'orario che c'era stato assegnato, quindi ringrazio anche l'organizzazione di Remtec. E confido che ci sarà un seguito di questo incontro, quindi grazie ancora al professor Balzani, all'ingegner Loffredo, all'architetto Salvatore Gianliotta, al sindaco Mauro Falcucci e a presto. Grazie ancora. Grazie Nicolo, grazie a tutti, una buona giornata. Un abbraccio a tutti, buone cose. Arrivederci. Arrivederci.